Niori! Non ci vediamo. Porca vacca. Quelle, oh, quelle, no. Quelle volte che non quelle volte che non controllo, puntualmente succede questa cosa. Io non ce la faccio. Ma è colpa di Pat Mauser questo. Ma io credo colpa di Alcantus Drake, che ci stava salutando in chat. Credo che la sua potenza rimane e blocchi tutto. Non è mai colpa di Alcantus. Lasciami stare Alcantus. Non potrei mai, non potrei mai lasciare stare un grande come Alcantus Drake. Allora, fortunatamente... Saluti a tutta la nostra chat. Fortunatamente sì, sì. Risettare le cose è molto più rapido di quello che si pensa. Ah, no, tu già funzioni, è solo, manca soltanto Sara. Dunque, signori belli, bentornati in quel di Dragonlance. Cosa accadrà questa sera ai nostri personaggi? Quale creatura nefasta affronteranno i nostri amici? Quanti vermi purpurei attraverseranno la strada questa sera? Quanti e quali andiamo vermi purpurei affronteranno? Oddio. Come state, ragazzi? Tutto bene? Abbastanza, dai, non ci si può lamentare, non ci si può lamentare. Bene, bene, bene. Ottimo. Allora, quindi si riparte. L'ultima volta ci siamo lasciati in una situazione un po' particolare. Vi ho fatto un pochino venire un po' di pepino, vi ho dato, dai. Beh, la corsa a salvarsi la vita è stata devastante. Lebreggia. Sì, sì. Risolta. Run for your life. Risolta, esatto. Con un Pietrificus Totalus dopo un Capitan Calaman, però sì, sì, assolutamente sì. Sì, sì, esattamente, Capitan Calaman. Capitan William di Calaman. Comunque, grazie mille a Sara Neischer che si abbona per un altro mese, per un totale di 4 mesi. Effettivamente non ti vedevo in clinica a subire come tutti gli altri. Hai subito ultimamente? Che sono fino a oggi pomeriggio sono stati scatenati, li avrei presi a calci in questi allora, giorni. Allora, io il mio problema, sempre con delicatezza e gentilezza, con molta bontà e molto sentimento amorevole, il mio problema è che non ho tolto le notifiche sul gruppo, quindi io a un certo punto sento bip 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 bip, perché questo gruppo è proprio bello intenso, specialmente sì, il sì, nostro sì, set tantissimo. È intenso in questo gruppo. Io assolutamente no. Trascinatore di popolo. No, no, no. Il quale mandava. Smentisco. Tutto. Come smentisco? Io c'ero. Io l'ho visto, Seth. Smentisco fortemente. No, ma che poi il messaggio del doc arriva tipo come orario scritto: sono partiti. Che quando arriva il messaggio del doc vuol dire che. Che hanno preso la calata proprio, per usare i termini siciliani. Hanno preso la discesa e ciao! Mamma mia, ragazzi. Terribili, terribili, veramente. Però, allora, fa piacere ovviamente questa vita. Però certe volte veramente io impazzisco. Perché vedo il telefono che fa certe volte tipo, magari sto facendo una cosa al telefono e vedo e continua ad arrivare 700 notifiche di ammatula, a ruota. Allora, io finora il record assoluto è successo solo una volta. Sento più forte stata del solito, sai? Che è successo? Rispetto no, a prima no, ti no. Sento sparato a palla. Esatto, no. La cosa bella, diciamo che il momento più alto è stato Da Gaspadini, che si abbona per 4 mesi. Grande Da Gaspadini. Ciao Daga, grazie. Sì. Ma tra l'altro, Daga, fino ad oggi ti ho visto scrivere. Com'è possibile? Il caposala sta facendo... sta dormendo. Lo devo picchiare? Sto caposala? Che è successo? Caposala non si offende. Caposala, solo io posso offenderlo, perché sono ma l'unico che non può cacciare. È un'intelligenza artificiale talmente fuori della tua portata che anche tu dovresti temerlo, secondo me. Tu dici? Io ho il potere di cacciare lui, quindi tu vedi. Davvero? Io sono all'apice della piramide. Io immagino tipo la situazione inversa, che lui caccia te. E lì siete fottuti, ragazzi. Esatto, lì. Lì siete fregati. Comunque, io vedo che parliamo tutti, chiacchieriamo, scherziamo. Ele, tutto bene? Sì, ho tutto bene. Che cosa stai tramando? La vera domanda è quella. Rilassando un attimo prima di giocare. Effettivamente non vedevo l'ora di giocare oggi, tipo meditazione. Ah, scappare sì. Dal mondo. Ok, ok. Stavo, quindi... stavo chillando, mi stavo ascoltando tranquillamente. Ok, ok. Non badate a me.
Va bene, va no, bene. No, no, badiamo a te, perché non si può mai sapere, quindi sì, tranquilla, non stiamo non badando a te. Ma in realtà quando mi fa così io ho molta paura, quindi... No, ma sai, questi vesti nere okay. sono notoriamente... Gentili. Esatto. Gentili. È perché ho le vesti nere, vero? Ecco. Sì, proprio per sempre quello. Perché ho le vesti nere. Considerando sei che sei l'equivalente, sei l'equivalente di un metallaro negli anni Ottanta. È satanista. Lui uccide i capretti. Ci sociamo. Comunque. Sì, in effetti, ogni tanto. Sì. Avrei una storia da raccontare a tal proposito, miei cari. Ma quello è normale, venerdì. Ma comunque, allora, signori belli, dico che direi, visto e considerato che ormai la chiacchieratina ce la siamo fatta, di prepararci per vedere un pochino come sono andate le cose. Quindi io mi sposterei in RP e vediamo un pochino di fare un riassuntino. Chi mi fa un riassunto molto molto breve, rapido e conciso? Usciti dal tempio, i nostri eroi hanno deciso di imbarcarsi in una missione che prevede un viaggio estremamente lungo che passerà anche per zone desertiche. In una di queste sono stati colpiti durante il tragitto dalla presenza di un verme purpureo che li ha spinti per un momento a deviare il loro cammino per poi riuscire a salvarsi in maniera rocambolesca per poi accamparsi presso un'oasi con dell'acqua dove finalmente solo Staran ha ricevuto una cavalcatura epica. E non ci sono stati lampi cremisi. Fine del riassunto. Quindi praticamente i riassunti secondo te funzionano soltanto in funzione di questi piccoli dettagli qua? No, sì, hai detto breve riassunto, l'ho fatto brevissimo. Ok, va bene. Comunque, nell'ultima sessione, al sorgere del sole, metto una musichina di entertainment, e al sorgere del sole in lontananza, mentre quest'alba si alza e illumina il paesaggio arido che vi circonda e quelle torri di pietra che in qualche modo sono il luogo indicatovi dal buon Dalamar, solo ha evocato tramite un incantesimo una cavalcatura speciale. E dopo un'ultima chiacchierata fatta tra di voi, avete ripreso la vostra strada, vi siete diretti in direzione di questi pilastri di pietra ed effettivamente nel momento in cui vi siete avvicinati tanto quanto basta avete visto che tra le formazioni di pietra naturale di questa zona arida sembra esserci quello che sembra una guia spezzata di circa 30 di circa 30 metri alta che giace parzialmente sepolta. Alla base di questa massiccia guglia ci sono svariate tende, i cui colori dei tendaggi rossi e neri vi fanno presagire che qui l'esercito dell'Armata del Drago ha effettuato degli scavi. L'immagine mi pare di avervela fatta vedere, ma ve la ricondivido. Mentre... No, l'immagine non l'avevamo vista. Ok. Mentre vi apprestate ad avvicinarvi verso questa guglia, notate che il campo sembra essere stato abbandonato ormai da tempo. Ok. Passate tra ciò che rimane di queste tende. Ci sono svariate casse aperte, riverse a terra. Poco è rimasto ormai. E quel poco stesso che è rimasto, in parte è parzialmente coperto dalla sabbia, spinta dal vento. Prego. Master, io per iniziare mi darei un'occhiata in giro, conscio del fatto che comunque siamo in un territorio piuttosto vasto e aperto. Vorrei prestare orecchio ai rumori che ci circondano. Anche se questo campo mi dà l'impressione di essere abbandonato, potrebbe essere uno specchietto per le allodole. E quindi voglio controllarmi intorno. Ok. Questo è quello che farà William. Gli altri? Io vedendo William che... immagino che ti vedo che ti stai guardando un po' attorno, quindi ti sei fermato, dai lo sguardo un po' ovunque, dimmi cosa vedo di te. Allora, in realtà mi vedi che sto avanzando
Ma cerco di scorgere innanzitutto se dietro agli edifici, dietro alle rocce, c'è qualcosa che si muove. Vedi che costantemente il mio sguardo varia da destra a sinistra. Prima verso destra, poi verso sinistra, poi lontano, poi più vicino. Addirittura ogni tanto vedi che cerco di tendere l'orecchio verso i sassi più grandi per cercare di ascoltare se quella minaccia che fino a poco fa ci ha quasi portato alla fine del nostro viaggio potesse ancora starci vicino. E poi vedo che mi stai incrociando, diciamo, incrociamo lo sguardo. E lì mi fermo. Non mi sembra che ci siano minacce immediate. Ma sembra una vecchia, sembra una vecchia miniera abbandonata. O un campo abbandonato di battaglia. Depredata, direi. Non c'è nemmeno uno spillo da prendere. Quello non lo possiamo sapere, dovremmo indagare in maniera approfondita riguardante questi tendaggi. Facciamo attenzione e avanziamo. Aprirò la fila. Iniziate a girovagare per il campo, o per ciò che ne rimane. E mentre lo fate, Eileen, questa guglia, sembra che la parte superiore di questa guglia fosse destinata a bruciare. Quella che voi riuscite a vedere, però, è parte di ciò che rimane della parte centrale di questa guglia. E mentre vi state muovendo tutto attorno per cercare informazioni o per notare eventuali dettagli, William riesce a notare quello che sembra a tutti gli effetti una sorta di piccolo passaggio scavato nell'argilla che permette di accedere all'interno della guglia. Inoltre, mentre ti muovi tra i vari tendaggi, sei in grado di notare due orme distinte e separate, due tipi di orme distinte e separate. Una la riconosci fin troppo bene. Hanno solcato Vogler, hanno solcato la terra. Li avete incontrati pure nell'avamposto. No. Dragonici, non c'è dubbio. Ma l'altro tipo di orme è grande, più del doppio di un piede umano e non sembra un piede umano. Ma non hai idea di cosa possa essere. Quando arrivo dietro questa tenda, sposto il velo e poi il mio sguardo cade su questo paio di orme che si sono qui. L'unica azione che faccio è estrarre la spada, porla di lato. Eileen, spero Staran, Isabella, vi prego, venite qui. Diamo prima un'occhiata al campo, William. Aspetta, solo Staran. Ci sono delle ombre, delle orme. Orme molto particolari. Non come ho idea. Le viste? È proprio lì, Eileen. Guarda. Guardo l'orma. Anche tu noti la stessa cosa. Una per te, così come per William, è inconfondibile. Draconici, non c'è dubbio. Ma l'altra? Guardo immediatamente solo Staran, indicando l'orma. Dove vanno le orme? Verso l'entrata, per tutto il campo. A maggior ragione, visto le orme, non dovremmo essere sicuri di non lasciarci niente indietro, signore. Posso provare a capire l'altra orma a cosa potrebbe appartenere? Sì, se vuoi puoi farmi un test. Stai aspettando che ti dica cosa? Facciamo che lo faccio io con la tua scheda. Ok. Se dovessi riuscire a capirlo, ti dirò il risultato. Non ne hai idea. Ma anche no. Mai vista prima, no, Isabella. No. Ragazzi, quelle che abbiamo appena visto sono le orme di Draconici. E vi ricordo, soprattutto a te solo Staran, che le abbiamo combattute e avevano anche un aspetto decisamente diverso rispetto a quello di un comune dragonico. Quindi sì, qualsiasi aspetto abbiano,
non dobbiamo lasciarci confondere. Non so se i nostri alleati di Calaman si trovino qui, ma se hanno armature o rivestimenti che non conosciamo, c'è una grossa probabilità che siano dragonici tramutati con qualche sorta di incantesimo o magia. Facciamo attenzione. Sicuramente ricordatevi di non abbatterli, perlomeno non in corpo a corpo. Dragonici tramutati? Sì. Purtroppo le guardate attorno. Secondo voi stanno cercando di passare inosservati? Se ci udissero, potrebbero tentare di prenderci alla sprovvista, distraendoci con uno di loro travestito come noi, per poi farci attaccare alle spalle. Anche quella è una tecnica. Molto spesso quando... Ti sforzi. Quando facevamo gli assalti io e mio fratello, io fingevo di essere ferito ad una gamba e attiravo le persone presso la mia posizione. E poi lui, zac, via la borsa! In questo caso la nostra vita sarebbe la posta in gioco. Io mi avvicino all'orma che non ho riconosciuto, non riconosco la creatura, non riconosco l'odore, non riconosco nulla, mentre loro parlano, quasi minimamente distratti da questa cosa. Mi piego, la guardo, col dito segno il suo perimetro e l'area di distanza. Prendo delle pietre, delle gemme e le faccio ricadere esattamente al centro di questa orma, pensando a me e sussurrando le frasi in elfico, le parole di Killian in una preghiera, nel tentativo di usare presagio per avere idea di cosa possa succedere in questo tempo. Le tue pietre cadono a terra, Aileen. Alcune di queste iniziano a rotolare a terra, si separano dalle altre. Due di queste però stranamente cadono e una si poggia sull'altra. Poi un profondo soffio di vento. E nel momento in cui questo vento si alza, le due pietre, una sull'altra, vengono completamente ricoperte di sabbia, mentre le restanti rimangono ben visibili. Per me è un brutto segno, molto brutto. Rapidamente, nel tentativo di non farmi vedere dagli altri, come direte voi e il master, prendo rapidamente le pietre, me le metto in tasca, mi alzo di scatto e guardo gli altri. Beh, inutile perdere tempo con queste ipotesi. Direi, come vogliamo muoverci? Vedete proprio che sono nervosa, mi avvicino a voi. Nessuno riconosce questa cosa qui, d'accordo? L'altra orma l'abbiamo vista? Sì, è chiaro, abbastanza chiaro. Solo? Ordini? Come ho detto, Aileen, dovremmo darci un'occhiata, dare un'occhiata prima al campo. Non possiamo rischiare esplorando questa, indicando la struttura più grande al quale stiamo approcciando, di lasciare qualcosa indietro. Facciamo in fretta, però. Quindi, date un'occhiata attorno. Ok. Vogliamo allora ricercare facciamo il campo, sì. Ok. Iniziate a dare un'occhiata tutto attorno. Quello che riuscite a trovare in maniera quasi misera, capite che è frutto di uno sgombero molto frettoloso in qualche modo. Ci sono dei piccoli pezzi, ogni tanto qualche stralcio di carne essiccata, qualche armatura di cuoio riversa a terra con il simbolo della regina drago e altri oggetti che probabilmente sono stati dimenticati mentre andavano via. Ok, quanta distanza intercorre fra la nostra posizione e quell'entrata che poco fa ho scorto? Non ho capito. Quant'è la distanza fra la nostra posizione
rispetto a siete in prossimità del campo, sarà una trentina di metri da dove vi trovate adesso. Ok, perfetto. Allora io mi staccherò dal gruppo cercando di andare a controllare questa entrata. Mi avvierò a passo deciso mentre sistemo questa mia veste elfica che mi permette di mimetizzarmi e cercherò di avanzare per poi proteggermi con tutto ciò che è tutto ciò che mi circonda, per cercare di passare inosservato e avvicinarmi alla porta, quella porta per poi guardare all'interno e capire cosa si prospetta di fronte a noi. Quindi percorri il piccolo sentiero d'argilla per vedere cosa c'è dentro o rimani da fuori? Fammi capire la tua posizione. Sì, sì, calcola, io farò questo percorso. Ok, d'argilla, quindi vedrete. Controllerò anche quando passo se mi rimangono le impronte permeate a terra. Salvo la sabbia che ti permette di lasciare qualche orma, no. Okay. Vedete comunque che William si distacca dal gruppo e inizia ad avvicinarsi verso l'ingresso della guia. Il mio fare è prettamente furtivo, avanzerò a una velocità limitata. Non è una velocità a passo spedito, un passo deciso ma mai veloce. Non voglio provocare alcun rumore. Ok. Lo vediamo. Sì, lo vedete furtivo. Camminare molto delicatamente in furtivo direzione. Meno io comunque vedo le sue impronte sulla sabbia, quindi lo seguo. Cioè, lo seguo con gli occhi inizialmente. Beh, lo vedete. Tutto il tragitto... Voi lo vedete. Tutto il tragitto che ha fatto Eileen nel frattempo è stato quello di prendere la stoffa delle tende e buttarla giù, spogliandola della loro entrata, spogliandola dei loro sigilli che possono avere fuori, questi sigilli rossi, fastidiosi. Ok. Tutti giù. Anche se dovessi metterci più tempo, comunque lo faccio. Passo ogni tenda, tutto giù. Ogni volta... Questo cosa vuol dire? Che io ci guardo dentro. Ok. Ogni volta che passerà vicino ad una tenda vedrete Eileen che con un gesto di stizza lascia che l'ultimo frangente del passaggio, l'ultimo segno di riconoscimento del passaggio dell'armata dei draghi finisca in terra. William, Solo sì. E Isabella intanto cosa stanno facendo? Io seguirei furtivamente William. Ok, vi avvicinate anche voi verso William. Sì. Dopo aver finito di setacciare, sì, semplicemente mi do ancora qualche occhiata dietro all'orizzonte per vedere di scorgere qualcuno. Mm-hmm. E in caso contrario seguirò William. Ok. Ok. William, ti avvicini sempre di più verso quello che è l'ingresso di questa guia. Nel momento in cui arrivi, nell'ultimo punto dove il sole permette di vedere, tutto ciò che ti si para davanti è completamente avvolto dal buio. Non riesci a vedere oltre. Un tunnel, o quello che ti può sembrare un ingresso, è completamente avvolto dalle tenebre. Ok, ad occhio, mi sembra un'oscurità non naturale? Dato, non vedi dato nulla. Circostanze. Ok, perfetto. Attenderò, mi metterò in posizione di stallo, fermo, accanto alla porta, senza far sì che la mia figura possa essere intravista, se qualcuno fosse, diciamo, nascosto e potesse vedere all'esterno. Mi metterò di lato e attenderò solo Staran, Isabella ed Eileen per riuscire a capire come muoverci per poi scendere. Senti dietro di te... e senti il crepitio di fuoco. Ho appena acceso una torcia. Ah, ok. Ah, sei tu solo, Staran. Senti toc toc sulla spalla. Ti sembra il caso di andare avanti da solo? Oh, Isabella, mi hai colto alla sprovvista. Sì, no, stavo semplicemente controllando che non ci fossero intoppi, ma come potete vedere è buio pesto. E dov'è Eileen? Ah, sta ridecorando il campo. Non le piacevano gli stendardi. Ok, attendiamo lei. Vi avvicinate uno dopo l'altro. Eileen, tu sei l'unica che riesce a vedere.
li vedi fermi in attesa di qualcuno che possa in qualche modo dargli delle indicazioni. Quando ti avvicini riesci a vedere all'interno di questo ingresso, sembra un ingresso scavato nella roccia che conduce a quella che è un'apertura, l'interno di una camera. In che senso una camera, Doc? Una stanza. Una stanza, ok. Mi avvicino al gruppo, dopodiché faccio un po'... mi faccio piccola piccola per arrivare vicino a William. Vedi che sto guardando davanti a te. Ti indico il punto davanti a te. So che non sei capace di vedere oltre i tuoi occhi, ma c'è un posto, una specie di stanza più avanti. Bene. Perché vogliamo procedere verso questa direzione? Non ho ben capito. Sembra strano che questo campo sia stato abbandonato. Sembra un abbandono estremamente frettoloso. Tutte le impronte sembravano come di un fare agitato, non sembravano quelle di un esercito che si è mosso in maniera regolare, con marce e plotoni ben definiti. Il fatto che abbiamo trovato anche carne essiccata buttata a destra e a sinistra e che sono comunque risorse, sembra come se si dovessero muovere in fretta, quasi come se fosse Gwendalina IDK che si è abbonato per 4 mesi col Prime, capite Aileen? Non è una cosa... Grazie mille, Gwendalina. Tra l'altro, l'interesse di Dalamar era per questo posto. Vale la pena comunque dare un'occhiata. D'accordo. Isabella, ti dispiace poter tenere la torcia? Penso che mi serviranno... Vorrei tenere entrambe le mani libere. No. Va bene così. Prendo la torcia. Accendi una torcia? Prendo la torcia, sì, già accesa di... Ah. Di soli. Istintivamente, William va a prendere lo scudo dalla schiena, lascia la mano che rimane sospesa nell'aria, quasi a tastare quello scudo che però adesso non c'è più. Ed è allora lì che la sua mano se la porta al petto e stringe un piccolo pendaglio che nella sera precedente ha realizzato con un frammento dello scudo di Ispin. Posso portarla anch'io, o meno ingombro. D'accordo, uguale. Allora cammina appena dietro di me. Sì. Aileen, vi prego, guidateci nel buio. William, prendi la torcia al posto di Isabella. Ti metti... Fai passare davanti a Aileen o vai avanti tu? No, no. La torcia rivela troppo la posizione. Aileen potrebbe muoversi meglio. Aileen. Siamo in ordine. Io davanti, William appena dietro e a un paio di passi Aileen e Isabella, penso. Aileen è davanti, tu e Isabella. Aileen è davanti che ci vede bene. Noi stiamo un po' più dietro. Al massimo carichiamo. Sto dietro io. Non sono d'accordo. Ah, ok, ok, allora, ok. Fallo presente. Io mi metto davanti. Cioè, sono davanti in questo momento perché ho indicato la stanza, fondamentalmente. Mi metto un po' più indietro. Guardo solo. Sì. E dico, solo Staran, volete procedere prima di me, per cortesia? Te lo stavo per dire. L'unica cosa è, se posso stare accanto a voi per indicarvi la via, potrebbe esservi utile, potrebbe essere utile anche a me. Starvi vicino. Allora starei dietro. Starà dietro di me appena accanto a William. Ok. Starò dietro di voi, non dietro William. Questo mi sto chiedendo. Bene. Annuisco. E procediamo. Solo William. Solo Aileen, William, Isabella. Iniziate ad avanzare. Vedete tutti la mappa. Quello che vi si presenta davanti è un'anticamera molto grande, molto grande, e di fronte a voi un arco di pietra scavato che conduce ad un'altra stanza, che però anche questa è completamente avvolta dal buio.
Ok. Allora, sullo Staran. Queste sembrano varie stanze. Dobbiamo riuscire a esaminare questo posto, riuscire a capire che scopo ha, che cosa nascondeva, se è stato depredato. Quell'interesse dimostrato da lui. Questo posto deve essere importante, non trovate? Dalamar non ce l'avrebbe segnalato se non fosse cruciale. Sì, sarebbe bello se potessimo esplorarlo. Attenzione, non mi sembra il posto più consono a una passeggiata. Non una di salute, ecco. Nemmeno stare fermi. Avete ragione, Isabella. Solo fa qualche passo avanti. I suoi passi metallici riecheggiano per queste sale. Facendo qualche passo più avanti raggiungi il muro d'ingresso di questa anticamera. Ma non vedi nulla, solo. Facendolo, faccio più affidamento. Poggio una mano sul bordo del muro. Comincio a ispiro, quasi come a sentire l'aria. Ricordo ancora il fetore di queste creature. Master, vorrei fare divine sense. Cosa sei in grado di individuare col divine sense? Celestial, fiend, undead. Celestial, fiend e undead. 60 piedi e, se non ricordo male, 10 minuti. Okay. Non percepisci presenza. Quando fai questo gesto che appoggi la mano sul muro freddo, Eileen si avvicina immediatamente a te e poggia la sua mano nella tua, toccandoti, sfiorandoti, e ti lancio anti-individuazione addosso, così che nessuno, di materiale divino o meno, persona divina, possa intercettarti. Io mi guardo attorno nel frattempo, nell'oscurità, nel tentativo di carpire qualcosa, nel tentativo di vedere qualcosa che magari gli occhi umani non possono vedere. Quindi rimango immobile dietro, solo esplorando la stanza, semplicemente con lo sguardo in questo momento. Mi muovo richiamando William accanto a me. Sì, sono Staran, eccomi. Con questa luce vedremo più chiaramente. Avvicinatevi. Se vuoi, Morgan, puoi andare nelle opzioni e disattivare gli explicit effect. Sì, perché già mi sta facendo incazzare sta cosa. Te lo stavo per... Dove che è? Nelle impostazioni? Game? No, è su Auras. Combat. C'è scritto silence notifications for aura types, devi mettere on. È il penultimo blocco di impostazioni. Perché ragazzi, sul canale del Aura, ok, non si gioca, si impara, ragazzi. Silence all, perché se le portate. Ok, fate qualche passo in avanti. Il rumore dell'armatura di Solo è palese, è udibile, facilmente udibile. La luce della torcia di William tremola, ma illumina parzialmente la stanza. Nella parte alta, rispetto a dove ti trovi tu, Solo, sembra esserci un altare. Non riesci a vedere gli intarsi di cui è decorato, ma riconosci un altare quando lo vedi. Mentre tu, William, che ti trovi più a sud, ti sembra di scorgere un corrimano ed una scala che scende verso il piano sottostante, mentre la sala di fronte a voi sembra aprirsi verso un'altra stanza. William, c'è un altare. Accompagnami, per favore. Sì, ti faccio notare solo Staran che qui ci sono delle scale, un piano inferiore. Le analizzeremo a momento debito. Sì, no, ti stavo dicendo proprio questo posto. Altare? Dove lo vedi? È lì, quello. Sì, è proprio quello, sembra proprio un altare. Che incisioni ci sono? Che io mi avvicino immediatamente, ovviamente, se okay. Devo parlare di Solo. Avvicinatevi, ragazzi, così so dove siete ubicati.
Vi avvicinate, Solo arriva per primo, successivamente William. Guardate questo altare di fronte a voi, a raffigurante delle fiamme, o comunque quello che sembrano a tutti gli effetti delle fiamme. Solo, anzi, tutti quelli che hanno la competenza in religioni possono farmi un test di religioni. Ok, vediamo un attimo. No, mi sa che William non è religioso, ragazzi. Un attimo. Ai piedi di questo altare, comunque, proprio dove sei tu adesso, Solo, ai tuoi piedi c'è qualcosa, una sorta di bacinella. Eileen, guardi i simboli su questo altare, ma non riesci a riconoscerli. Sicuramente appartiene a qualche divinità, ma non ti viene in mente quale divinità possa essere. Doc, questa è la sessione 13, giusto? In chat ci chiedono qual è il 13. Numero. Questa è la 13esima sessione. Perdonami, Morgan, ci deve essere un problema nella scheda di Aileen perché ha mezza proficienza. C'è solo più 2, strano. Quindi avrà cliccato per sbaglio la stella. Quindi sarà un 14. Non basta lo stesso. Ok, lo dico comunque. Ah no, sì, basta. Ok. Nel momento in cui guardi questi simboli, Aileen, le fiamme ti fanno identificare la divinità a cui appartiene. Sirion. La fiamma. Colui che viene associato anche al sole o a qualcosa di analogo. E ti fa capire che questo luogo è un tempio dedicato a lui. Quelle ultime stanze che hai visto fuori, sulla cima della guglia, bruciavano di fiamme, quasi come un incendio perenne per indicare la presenza di un tempio di Sirion. Fiamme che servivano per onorare, per faro. La torre si trova nella prossimità del mare. La luce di Sirion serviva anche a quello. Ma ciò che rimane ormai di questo tempio è il decadimento. Ci sono delle fiaccole appostate ai lati dell'altare, per caso? Spente. Ci sono dei candelabri. Spenti, ovviamente. Mi avvicino al candelabro, a uno di questi. Dopodiché guardo Solo. Io non ho contezza col mio tiro. No, non hai idea di... Non sei preparato fino a questo punto. Ok, ok. Guardo Solo inizialmente e poi gli altri. Questo è il tempio di una divinità. È una supposizione semplice per molti. Sirion è il suo nome. Datemi il fuoco per accendere le fiamme per benedire questo luoco. Ma certo, Elena. Immediatamente. È proprio lì che vado a porgerti questa torcia. Le sue fiamme che scintillano cadono a terra, illuminando ancora questo luogo per i brevi istanti, e poi è già tra le tue mani. Avvicino la fiamma e il fuoco nella direzione della Piccio, inondando di fuoco e quindi di luce le mura del tempio, dove adesso la mia schiena è appoggiata. La sala. La fiamma lentamente tocca ognuna delle candele poste sui candelabri. Queste si accendono una dopo l'altra. L'altare inizia ad irradiare della luce, ad illuminare parzialmente tutto ciò che lo circonda. Nel frattempo il mio sguardo si sposta sulla bacinella ai piedi dell'altare. Sì. Cosa c'è dentro? Nulla. È completamente vuota. Ma sembra tipo un offertorio? Non riesci a capire. Sembra in qualche modo essere collegata all'altare stesso. Ma il canaletto che conduce a questa specie di bacinella è sotto l'altare. Finisce sotto l'altare, quindi non sei in grado di vedere
dopo aver acceso, dopo aver dato luce, fuoco e fiamme in maniera puramente fedele al tempio, mi avvicino all'altare. Lentamente apro le braccia come se fossi appunto il sacerdote di questo tempio e chiudendo gli occhi, come se volessi dargli di nuovo la sua energia e la sua forza, dico: Sirion, la tua anima torna in questo tempio e i tuoi fedeli spero che possano ritrovare la tua voce. Questo tempio ha di nuovo vita in nome di Elin di Calaman. Adesso la vita è tua. E riabbasso le braccia, come voler dare con questo tocco, far sfarfellare la, come dire, le luci delle candele per pochi attimi, così che le ombre che vengono proiettate dai miei compagni quasi si vedono e non vedono per pochi attimi sul muro. Nel momento in cui recite la tua preghiera si ode il rumore, le candele tremano, poi le loro fiamme diventano ancora più intense, si alzano quasi dall'altare stesso. E mentre queste si alzano, iniziate a notare un colore rosso, come il fuoco, che si congiunge al centro dell'altare, percorre quella piccola canaletta e inizia a raggrupparsi in quella bacinella. Un liquido dal colore rosso come il fuoco. Bene. Sembra che qui stia riprendendo un po' vita tutto. Speriamo bene. William è un po' contrito, un po' quasi spaventato dalla solennità di questo luogo. Forse è il momento di spostarci, che ne dite? Magari abbiamo la benedizione di Sirion. Non accettare le tue parole in un luogo di culto. Faccio un paio di passi avanti. Faccio un inchino di riverenza. E dopodiché il mio sguardo si sposta nuovamente nella bacinella. Questo liquido cremisi brilla quando la luce della torcia gli passa sopra. È strano, ma sia tu solo, che magari guardi con più attenzione, sia la stessa Isabella, avete come la sensazione di vedere quelle che sembrano delle piccole, traslucide scintille percorrere l'acqua. Questo è un dono del Dio. Di cosa parlate solo? Io sono davanti all'altare, quasi dietro l'altare in realtà, a fare la preghiera, ancora ho le mani abbassate. Ti guardo sentendo queste vicino. Cose. Cosa intendi? Mi accovaccio davanti a questa conca e provo ad avvicinare la mano per sentire se è caldo, se è sicuro da toccare. Non ti comunica calore la vicinanza di questo liquido. Provo a immergere la mano. La immergi tranquillamente. La tiri fuori. C'è qualcosa rimane all'interno? È leggermente viscoso, ma neanche troppo. Quasi come olio. Quasi come fosse dell'olio. Rimane leggermente sulla tua pelle, ma scivola. È meno aderente di quello che potrebbe sembrare olio. Di cosa state parlando? Non vi sto seguendo, potete spiegarmi cosa questo. State vedendo? Avvicinati. Ti chiedo un test, Isabella. Ovviamente nascosto. Okay. Oh, mannaggia. La torre. Di che? Lo fai tu o lo faccio io? Te lo mando. E non lo faccio vedere neanche alla chat. Ma no, mannaggia la mia... Noi l'abbiamo visto in realtà. Sì, voi l'avete visto, e allora lo faccio vedere a tutti. Non hai mai visto niente del genere, Isabella. Il nervoso di sapere cos'è, non saperlo in character, mannaggia. Non hai mai avuto un addestramento alchemico, o perlomeno
per quello che hai avuto modo di leggere e studiare, o su cui il tuo sguardo si è posato, non ha mai parlato di una sostanza simile, o di un liquido simile. Sembrerebbe una pozione di guarigione, eppure ci sono quelle scintille che sembrano muoversi all'interno del liquido stesso. Scintille. Hai presente quando guardi l'acqua illuminata dal sole e vedi proprio i luccichi? Mm-hmm. Questi. Solo che li vedi quando la torcia sembra quasi passargli sopra, quando una fonte di luce. In che quantità è presente? Come se fosse un tappeto di stelle su un cielo. No, parlo del liquido. Usando i termini di quella che potrebbe essere un'ampolla. Va bene. Io ancora provo a fare conversazione con solo in particolare, quindi mi avvicino a loro dopo aver guardato sotto l'altare se potrebbe esserci dei cartigli, dei libri, qualsiasi cosa. Trovo qualcosa, Master? Non c'è niente di tutto ciò. Non vedendo nulla di questo, mi avvicino quindi agli altri due. Mi avvicino alla struttura, guardo solo. Dopodiché il mio sguardo si riflette direttamente. Questi occhi smeraldi si riflettono su queste piccole fiamme, no? Su questo liquido. E inclino lo sguardo anche verso Isabella. Isabella è della... una piccola... un'ampolla? Ampolla. No. Non io credo. Sì, Eileen aveva una pozione, mi pare che l'ha data a qualcuno, quindi ha un'ampolla vuota. Sì. Vi spiacerebbe... Sì, molto delicatamente, allora con molto rispetto travaserò il contenuto di questa bacinella. Ringraziate per il dono che state prendendo solo. Farò nuovamente un inchino e mi allontanerò dall'altare. Il liquido. Giocherella all'interno dell'ampolla di vetro. E quando William si avvicina con la torcia o si volta nella tua direzione, anche dall'interno dell'ampolla riesce a vedere queste piccole luci. Lo sguardo di William è sempre un po' intimorito, non è mai stato abituato a presenze sovrumane, tantomeno divine, quindi nel suo sguardo si dipinge un velo di preoccupazione. Quel tempio ha sembrato prendere vita quando le parole di Eileen sono state pronunciate, quei gesti compiuti. Non è avvezzo a questo tipo di cose, quindi manterrà a debita distanza da qualsiasi cosa di questo tipo. E la spada, però, per rispetto, non l'ha mai tenuta puntata da qualche parte, l'ha sempre tenuta tenendosela dietro la schiena. Per portare rispetto, ma essere sempre pronto a colpire nel caso questo specie di tempio sia solo una distrazione. William è stata un caso questo. Isabella, questo è il secondo tempio che sembra rispondere alle preghiere. Tu, a differenza di Solo ed Eileen, non credi. Eppure, o meglio, così come la maggior parte della gente di Green, sai che gli dei hanno abbandonato questa terra. Ma per qualche motivo è il secondo tempio su cui mettete piede ed è il secondo tempio che sembra in qualche modo dare dei segni di vita. Che quello che dice Eileen sia vero. Per Isabella, anche se gli dei sono tornati, comunque devono chiedere scusa. Però. Ok. Prendo atto della tua affermazione. Però. Solo, cosa stavi dicendo? William, ti dispiace venire a illuminare qui? Oh, certo, non c'è problema. Vado ad avvicinarmi. Davanti a questa che è l'entrata... pressoché di un'altra area. Che cosa scorgiamo, Master, una volta che la nostra fiaccola illumina l'area circostante? Scorgete quelli che sembrano degli alloggi, soltanto che gli scheletri dei letti sono completamente in frantumi, distrutti. Probabilmente tempo fa, forse quando ancora il campo era attivo, qualcuno riposava qui. Ma tutto ciò che adesso rimane sono soltanto...
letti distrutti. Sì, però distrutti e abbandonati sullo Staran. Vuoi comunque dare un'occhiata? Rapida. Sì, ti seguo. Ovunque ti dirigerai, qualsiasi sarà la direzione, William sarà sempre al tuo fianco. Con la mano sinistra che regge questa torcia, sorregge questa roccia, questa torcia è là. Tiene molto forte, un po' teso, ma sarà sempre al tuo fianco. Ok. Diamo un'occhiata rapida. Date un'occhiata. Ci sono i telai dei letti malconci, materassi di paglia che ingombrano parte della stanza, intervallati da vestiti e altri stracci. Joseph, te lo dico io quando devi tirare il dado. Apprezzo la tua diligenza, ma la smetti di tirare. È troppo figo, devo tiri i segreti, dai, basta. Comunque, questo è quello che trovate. Però, mi fate un test di percezione. William, prenderò già quello che hai fatto. Ecco. Solo. La prossima volta aspetta e te lo chiedo io, però. Annaggia a te. No, vabbè. Ah, bene. Solo. Se lo starà nel cieco. Il tiro di Isabella non lo prende in considerazione perché è distante, ma è un 3, okay. A prescindere. Sì, potete benedirmi, solo... dadi, grazie. Solo è William. Iniziate a cercare, William, scosti degli abiti, delle coperte o qualcosa del genere, tra i detriti e i pezzi di abbigliamento trovi due paia di manette ed una perla blu. Mi inginocchio. Una volta scostato questo vestito malconcio, insabbiato, sporco, scorgo questa piccola cosa, questo oggetto. È splendido, non è vero? Blu come il mare. Wow, è davvero bellissimo. Master, è simile a quella che abbiamo noi? Non l'hai ancora vista? Come non l'ho vista? Ah, vabbè. L'ho vista io. Vabbè, io sono accanto, suppongo. Io vado non l'hai ancora vista. Ora sì. Ti avvicini. Hai trovato qualcosa? Eh sì, ti stavo giusto chiamando sullo Staran. Guarda qua. Non è bellissima. È identica. Infilo la mano nella scarsella. Ne esce una dalla tasca. Quasi identica a quella che hai appena trovato tu, William. Wow. Non sapevo avesse un gemello. Questo è stato un dono di Habakkuk al tempio. Intendi quello degli elfi marini? Esattamente, può significa che... sono collegati, in qualche modo. Possibile. Che hanno portato qui i prigionieri, forse? Probabile. Già. Ci hanno lasciato degli indizi. È come se... volessero farci sapere che sono stati qui. Mi avvicino ad Aelin. Mi avvicino a lei. Io sono vicino all'altare in questo momento. Ah, ok. Perfetto. Mi vedi proprio con un pezzo di pietra che ho trovato in giro e sto incidendo il mio nome in elfico nell'altare, come colei che ha benedetto nuovamente l'altare, praticamente. Quindi vedi proprio che sono lì a incidere il mio nome. Semplicemente mi avvicinerò, arrivando di fianco a te, mai alle spalle, e prenderò questo piccolo oggetto che ho appena rinvenuto. Aelin, io volevo darvi questo. So che voi siete legati alle divinità e questo è stato rinvenuto in un tempio, motivo per il quale credo che sia meglio che lo teniate voi. Io non sono molto pratico di queste cose. Tutti sono legati agli dèi, anche se non avete consapevolezza, ma comunque accetto il dono. Prendo la pietra con parsimonia e delicatezza e la guardo, buttando la pietra vicino all'altare subito dopo. Isabella, sullo Staran, che ne dite? Prendiamo quella via, quelle scale conducono di sotto. Sono scale che scendono, giusto, Master? Sono scale che scendono al piano inferiore. Ok.
Io ho detto proprio questa frase. Sì, sì, scusate, ero mutato. Sì, scendiamo. Solo, volete spiegarmi cosa sta succedendo? Vi muovete, andate, ma non ho capito quello che stiamo facendo. Siamo alla ricerca, Eileen. Del potere arcano degli elfi? Non sono semplicemente informata di quello che state facendo, quindi vorrei essere informata. Pensateci un secondo. Perché? Perché questi elfi sono alla ricerca di qualcosa all'interno di questi tempi? È già il secondo tempio. Per quale motivo? Ma sapete anche che sono divinità molto diverse. La passione, l'inimicizia anche delle volte, il fuoco incontrollato, l'istinto puro contro la tranquillità. Si parla di due divinità molto differenti. Habakkuk e Sirion sono molto differenti. Solo il fatto che voi ci vediate un collegamento è un conto, ma posso assicurarvi che sono due entità molto differenti. Lo comprendo, lo comprendo, no, mia signora. Non lo comprendete, potete immaginarlo, e io lo capisco. Se vogliamo renderci conto dove porta tutto questo, però dovete parlare. Non fate altro che muovervi continuamente in un luogo di culto. E questo non è accettato. Raccolgo la pietra. Il tempio potrebbe andare contro di voi, se non ve ne rendete conto. Quindi, con discrezione e calma. La pietra che ho buttato nell'altare non è quella che mi ha dato William, è la pietra con cui stavo scrivendo. Ah, ok. Sì, esatto. Sottolineo così, è chiaro. Quella adesso che ce l'ho ancora in mano, l'ho messa nella scarsella vicino all'altra pietra. Scusate che non sono stata chiara su questo punto. Riguardo nel caso non te ne fossi accorta, Eileen, in questo luogo di culto sono stati tenuti prigionieri quegli elfi che abbiamo incontrato. Certo, ci saranno, quindi... sicuramente delle spiegazioni. Questo tempio era morto fino al nostro ingresso. Possiamo continuare a muoverci in questo luogo di culto e provare ad aiutarli, o possiamo, certo, continuare a parlare del fatto che è un luogo di culto. Noi non parliamo, è quello il problema. Forse non è chiaro. Avete dobbiamo ragione. Comunicare, altrimenti io non posso sapere cosa vi passa per la testa. Questo è un luogo sacro, per prima cosa. Ogni cosa che toccate, ogni cosa di cui parlate in questo tempio è sacra. Il mio pensiero, mia signora, è rivolto a quelle persone che potrebbero essere in difficoltà anche qui dentro, per cui è mia premura, è anche mia premura non solo agire nel rispetto degli dèi, ma agire celermente. Lo faremo, ma ricordate che il rispetto va anche e soprattutto per le persone che vi stanno accompagnando. Solo parlatemi e vi seguirò. Se non mi parlate, io non posso seguirvi a priori. E allora vi prego tutti di seguirmi. Sì, sono accanto a te, solo Staran. E sì, questo rimane pur sempre un luogo di culto, per quanto io faccia fatica a comprendere. Vi dirigete verso le scale? Sì. Sì, io sono accanto a solo Staran, mantenendo l'ordine di marcia che abbiamo precedentemente mantenuto. Però è giusto capire un attimo se queste scalinate che conducono al piano inferiore sono percorribili singolarmente o in coppia. Cioè nello spazio sono... che... Passa una persona, ci passa una persona. Passa una persona, ok. Solo Staran, in questo caso sareste cieco se avanzate per primo. Io con questa... indicando la torcia con questa fiamma. Mi farò bastare, William, la torcia che mi punterei da dietro. Ti ringrazio per la premura. Nessun problema. La vostra esperienza in questo campo è sicuramente un'arma estremamente utile. Vi seguirò. Isabella, Eileen, siamo pronti. E voi? Vi seguo. Ok. Andiamo. Iniziate a scendere. Iniziate a... scendere questa scalinata, e mentre lo fate i vostri passi risuonano al piano inferiore, soprattutto quelli di Solo che scende per primo. Nel momento in cui arrivate alla fine delle scale, una grande sala simile a quella che avete visto poco fa
se non che non c'è alcun altare. Ci sono due piccole rientranze o corridoi, uno a sinistra ed uno a destra, mentre in alto la sala, esattamente come tutte le altre che avete visto finora, è completamente avvolta nel buio per tutti, tranne per Eileen che riesce a vedere un po' più distante. Questo posto è davvero grande. Mi do una sbirciata in giro se ci sono resti di passaggio. Qualsiasi cosa ci sia a terra per me potrebbe essere un indizio utile, considerando che sono riuscito a trovare una perla in mezzo al nulla. Vorrei riuscire a capire se c'è qualcos'altro che mi possa indicare la presenza anche di qualcuno. Se qualcuno si è mosso prima di noi, magari ha lasciato un segno. Quanto avete di percezione passiva, ragazzi? Andiamo a controllare. Allora, il nostro caro William J. Silverter di percezione passiva 10. Sì. No, io 10. Tu 10. Ah, ok. Nel frattempo, Master, prenderò un'altra torcia dallo zaino e l'accenderò su quella di William. Ok. Quindi ti munisci di torce anche tu? Sì, l'ho già scalata. La stanza diventa molto più luminosa. Ok. Adesso la vera domanda è: dove sta la percezione passiva? Nella scheda. Nella sì, scheda, okay. Parte centrale accanto a... Hai 19? Sotto... Può essere Sensi. 19? Sì, percezione, quella è percezione. Quella è 19 e anche passiva? Sì, hai 19. Ah, ok, perfetto, allora l'avevo letto bene, 19. Perfetto. William, stai guardando attorno e senti effettivamente dei rumori provenire dall'ala destra, quindi scendendo le scale a sinistra, nella direzione di dove è solo. Ok, sì. Sento rumori, riesco a distinguere se è un rumore tipo un piatto che si rompe, un passo che viene effettuato di corsa. Sento solo un rumore indistinto. Sembra una specie di grugnito. Datemi un secondo, ragazzi, che c'è un cretino che suona e non ho capito se per caso riguarda qualcosa mio. Fatemi dare un secondo, okay, un'occhiata. Okay. Solo Staran. Isabella, Eileen, avete sentito? Cosa, William? Una specie di grugnito. Proveniva proprio da lì. William indica con l'indice questa specie di corridoio, che per quello che secondo lui potrebbe essere un corridoio che si trova sulla parte destra, dalla parte anche di chi ci sta guardando, sulla parte destra della mappa, poco dietro di te, a destra, sono Staran, dei grugniti. Che cosa? Grugniti. Puoi paragonarli a qualcosa, questi grugniti? Sembra qualcosa di ferale. Non riesco a ricordare se l'ho già sentito, sono teso come una corda di violino. Questo tempio è stato profanato, se senti questi suoni. Già. Solo. A mio parere dovresti già prepararti, tutti dovete prepararti. Ho già la spada sguainata. Ok. C'è un genio che ha parcheggiato la macchina malissimo e ci sono le altre macchine che non possono passare. Okay, ci sta. Allora, dicevo, senti questo grugnito. Ci siamo già comunicati e stavamo accingendoci a andare nella parte est. Lentamente, scudo alto. Fermatevi di un secondo. Esatto, stavo per dirlo io. Buon attimo. Girate l'angolo. Nel momento in cui girate l'angolo, la luce delle vostre torce rivela ovviamente la vostra presenza. Mi tirate l'iniziativa. Eccola, è arrivata. Vai. Che robina è quella, RY? Come sono fatti queste cose? Ah, ora ve lo dico. Figurati.
il piacere della scoperta. Dove sono gli elfi adesso? Spero siano gli elfi. Dunque. Oh no. Ok. Allora. William, girerai sì. L'angolo. Loro si voltano verso di te. Quello più vicino, voltandosi, sì. Grugnisce con cattiveria verso di te. Ok. Quello che... Sei il primo ad agire. Esatto. Nel momento in... Aspetta, prima fatemi finire di scrivere. Nel momento in cui ti volti, la creatura che sembrava guardare verso quella al centro di queste, si volta verso di te, fa questi ruggiti e noti questa creatura sembra un draconico. Non l'hai mai visto prima. La sua pelle è completamente rossa, le sue mani sono artigliate, non ha armi. Nel momento in cui vi notano, ruggiscono. Sei il primo, William. Cosa vuoi fare? Ok. Mi rimetto in griglia, Master, eh? Che sono a mezza casella. Sì. Ok, anch'io. Anch'io sì, 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 vi ho sistemato. Ok, perfetto. Vista la situazione, vedo che sono... Di fronte a me ce ne stanno due, di cui uno molto più vicino. Andrò a fare questo. Innanzitutto urlerò. Nemici, da questa parte! E poi avanzerò verso il primo e tenterò un pendente. Ok. Fai uno scatto in avanti. Esatto, uno scatto in avanti. La spada è già estratta. Con la mia stessa, col mio stesso stocco cercherò di infliggergli una ferita immediatamente. Non posso perdere tempo. Ok, ci vuole anche un bell'attacco furtivo. Andiamo a tirare. Ha tirato? No. Ok. Ti sei messo il furtivo? Ho messo il furtivo, sì. Raga, non muovetevi mentre siamo in fight. Ok. Vado a prendere la spada. Cerco di muoverla velocemente. Avvicinandomi vedo queste scaglie di questi mostri che non ho mai visto. Punto direttamente alla gola. Deve essere un colpo rapido, un fendente velocissimo. Ok. Trascina i danni sul token della creatura, sì. Perché il tiro per colpire non l'hai fatto su di lei, ma 25 la prendi. Ok. Sì, ok. Fammi vedere quanti furtivi ti sei messo. 18? 35 ho tolto, ragazzi. Sì, perché hai tirato 6 di 6 di furtivo sì. Che non credo tu abbia. Sì, vabbè. Allora, al momento tu sei di livello... Dovrei mettermi 3 di 6, no? Sì, 3 di 6, quindi devo togliere gli ultimi 3. Sono 3, 8. 8 danni, 35 meno 8. 27. 7. Okay. Ti lanci verso la creatura, estrai lo stocco, trovi un punto debole aperto tra le sue scaglie. Riesci a piazzare il colpo all'altezza delle spalle. La creatura in fondo al corridoio la vedete sparire. Compare okay. Da dietro e va verso Eileen. Questo invece balza su di te, William. Si avvicina e prova a colpirti. Ok. Nel frattempo io sono tornato in guardia e ho visto questa creatura che è balzata su di me. Ok. Un primo attacco. Un'artigliata che però va a vuoto. Seguita da una seconda subito dopo, rapida, veloce. Anche questa, nuovamente, ti porti indietro, eviti entrambi i colpi, William. Isabella, vedi, noti una creatura avvicinarsi alle vostre spalle. Già. Anzi no, questi due... fammi vedere un secondo. No. Ho 10 di percezione passiva. Tu non la vedi la creatura, perché per te è buio. No, 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 è semplicemente che non riesci a vedere lì. Su questi due vicini? Questi due vicini riusciresti a vederli se ti avvicini. Da dietro l'angolo difficilmente potresti. Ah, sì, comunque mi sarei avvicinata. Ok. Corri verso di loro.
e vedi che William sta lottando con queste due creature. Lancio su entrambi Fiamma Sacra, dato che sono vicini. Vediamo se riesco. È passato un po' di tempo. Ok. Quindi save su uno e sull'altro. Uno riesce a superare, l'altro fallisce miseramente. Ok. Una delle due creature, quella già ferita da William, inizia ad ardere per via del tuo incantesimo. Una fiamma si propaga sul suo petto. 5 danni radiati. Eileen, non andrei troppo lontano. Dopodiché, azione bonus, Shadowblade, faccio apparire una lama d'ombra nella mia mano libera. Ok. La creatura che hai appena colpito, caro William, si avventa su di te. Dopo essere stata ferita la prima volta, una prima artigliata, ancora una schivata, una quarta artigliata, ancora una schivata, William. Ti stai muovendo rapidamente, molto rapidamente, nonostante la torcia, riesci a destreggiarti per evitare i colpi. Poi tocca all'ultima, che vedendo la difficoltà della situazione, proverà a fare qualcosa. La creatura corre sul muro e salta oltre i suoi compagni. E quando lo fa, prova a darti un colpo mentre cade dall'alto. A William. Sì. Ma William è pronto. Che incontra la mia lama. Ti abbassi. Il colpo ti passa sopra. Poi, dopo aver dato un primo colpo, ruota su se stessa. E il secondo prova a colpire solo. Figuriamoci. Stride sulla tua armatura. E il colpo riesce a colpirti solo. La ferita brucia. Poi. Eileen. Tocca a te. Teoricamente allora, lei vede. Teoricamente lei vede, sì. Sì. Io che sta arrivando. Cioè vede quello dietro. Quello che esatto. Sono davanti a voi non li vede perché è dietro l'angolo, quindi. Chiaro. Cos'è questo tiro salvezza? Cosa sento? È al momento nulla. Ok. Ti ricordo che sono immune alle malattie, alle cose, cioè. Giusto per. Ok. Ok, io ho visto questa creatura che mi è apparsa praticamente davanti, seppur comunque rimane distante da me. In tutto ciò ho sentito quello che è successo ai miei compagni. Mi avvicino di pochi passi nella loro direzione, perché devo averli vicini per fare le cose che faccio. Per prima cosa, prima di scatenare effettivamente la rabbia di Eileen, lancio innanzitutto benedizione su di loro, richiamando l'attenzione in questo momento di due divinità, Sirion e Gideon. La voce di Eileen comincia a cantare in tutta la stanza, richiamandole entrambe, e io lancio bless su di loro. Ti faccio mettere qui. Sì, lo vedo. Perché se no non riesci a vederli tutti e tre. Perfetto, corretto. Targhetti. Tutti e tre. Ok. Ti spendo lo spell slot e metterò l'effetto di bless sui tuoi compagni. Perfetto. La tua preghiera li raggiunge. I tuoi compagni vengono irradiati da un'energia benedetta. Il prossimo. Fatemi abbassare un ok 40, ok. Solo, tocca proprio a te. Tento un affondo sulla creatura che mi sta più vicina. Vai. La creatura respira affannosamente. Il tuo colpo cozza contro la parete, si abbassa. A quel punto tento di spingerlo lateralmente con lo scudo. Non hai lo scudo in mano, hai la torcia. No, avevo lo scudo in mano, mai mollata la torcia. Cioè, mai mollato lo scudo. La torcia l'ho mollata per la spada.
è normale. Ok, però non posso considerarti lo scudo nella classe armatura finché hai la torcia. Ma se io... Shove te lo faccio fare, ma non puoi usare lo scudo per difendere. Aspetta un secondo. Ma se io avevo lo scudo e la torcia, momento okay. Di iniziativa si estraggono le armi, mollo la torcia e estraggo la spada. Lasci la torcia a terra? Certo, chiaro. Ok, pensavo ce l'avessi nella mano dello scudo, per questo ti ho detto. No, mai okay. Nella vita. E allora infatti ti ho specificato prima apposta che avevo lo scudo alto comunque. Ok, estrai la tua arma, la tua torcia cade a terra, finisce sull'angolino accanto alla tua destra, prendi la spada, il primo colpo va contro la parete, il secondo con lo scudo, vai. Yes. Prova contrapposta. Riesci. Dai questo colpo alle gambe della creatura, la creatura cade a terra. Scivola. La sciovo a destra. Ok. Non è prono. Ah, ok, la sposti e basta? Ok, scusa. Sì, se la sposto non può andare prona, ma lo dico per te. Ah, ok. Per correttezza. E allora dai questo colpo, quasi col braccio più che con lo scudo, e la trascini dentro la stanza, poi fai un passo avanti e la chiudi lì dentro. Mi muovo in avanti e tento di dare un colpo con... la vedo messa male la creatura, con il pomolo della spada sulla sua testa. Voglio eseguire, nel caso di colpirla, danni non letali. Ok. Il colpo va a segno. L'elsa della tua spada si muove, veloce. Trova la testa della creatura. Gli dai un colpo. La vedi cadere a terra. Passo pure il turno. William. Ok. Ho visto l'azione di Solo Staran. La creatura è caduta davanti ai miei piedi. Però ho notato che sulla destra di Solo Staran un'altra sta sopraggiungendo. Così grido, attento, sulla destra! A questo ci penso io! Parto alla carica di nuovo, tentando un affondo, stavolta verso le zampe della creatura che si trova di fronte a me. Ok. Allora, andiamo. In questo caso ho comunque attacco furtivo. Cliccalo una sola volta. Sì, dovrebbe essere rimasto selezionato. No, lo devi... Perfetto. Ora trascina il dado su di lui e poi stessa cosa per i danni. Sì. Mi è sparita la mappetta. Perché mi è sparita la mappetta? Eccola, perfetto. Ok, vado a tirare. Vai. Dovrei averlo preso. Sfruttando la presenza di Solo riesci a vedere la creatura scoperta. Ti precipiti sul suo fianco. E piazzi il colpo, 17 danni. La creatura emette un urlo di dolore. Poi ti guarda, quasi come infastidita. Non andrai oltre, miserabile creatura. Passo il turno. Una creatura però, Eileen, non la noti. Arriva alle tue spalle. Un primo colpo. Ti raggiunge. Il bruciore sulla tua pelle. Lo senti. Fa male. La ferita brucia. Poi, poco dopo, un altro braccio si alza in aria. E anche questo precipita su di te. Con forza. E anche questo infligge tanto dolore. Ma riesci a resistere. Mantieni la tua benedizione attiva. Questo è un luogo sacro, io mi prendo le ferite, mi prendo il fuoco che mi sta bruciando la pelle, immortale in apparenza. Se posso, Master, posso fare la missione? Quando toccherà a te? Come reazione? A meno che non è una reazione. No. Conserva questo ardore per quando toccherà a te. Lo dice lo stesso. Certo, giusto. William, la creatura che hai appena ferito... cercherà di ricambiare il favore. Il primo colpo riuscirà ad andare a segno. Anche tu verrai ferito questa volta. Momento. E intercept. Vai. Ricordatevele prima queste cose, ragazzi. Così andiamo più veloce. L'ho visto dopo il tiro, perdonami. Anche per l'incanni dodge, Joseph. Se per caso la devi usare, dillo. In questo caso...
Sono un D10. Vabbè, lo tiro direttamente visto che hai già applicato i danni. Sono 5 danni. Okay. Più proficiency. Sono 8 danni parati. Ok, ne passano 2, quindi subisci 2 danni. Ora ti rimette PF. La ferita brucia. Meno Maestro. Grazie all'intervento di Solo, che con la sua spada riesce ad attenuare gli artigli della creatura su di te, ma lei nuovamente si lancia in un attacco, ma questa volta riesce a tirare indietro il collo e ad evitare il taglio. Isabella, ti trovi... Non riesco a vedere... Più o meno chiusa. ...la creatura che ha attaccato Eileen, ma non ho bisogno di vederla. Incantesimo gemellato. Sì. Non siamo noi chiusi qui dentro con voi. Siete voi chiusi qui dentro con me. Sulla creatura che ha attaccato Eileen e quella davanti a William... sussurri dissonanti. Ok. Selezionala e fagli fare un bel tiro salvezza. Allora, immagino sia questa. Che figa simile, questo incantesimo gemellato. Questo è proprio di Dragonlance, giusto, Doc? E no, riduco riduco. È lo stregone. Ah, ok, figo. Levo il cioè, recupero il punto metamagia con la cosa dello stregone lunare. Ok. Hai 3 utilizzi, questo è il primo. Sì. E questo è di Dragonlance. Ok, questo è di Dragonlance. Non spendi il punto di metamagia, ma... E poi ti facciamo la magro per sta roba. Ne ho usato uno. Ok. Ok. Entrambi superano il tiro salvezza. Come super? Ma io non ho... Sono esperti in tiro salvezza. Loro si salvano. Successo. Successo. C'è qualcosa che non va. Quanto è di carisma? Modificatore. 17 più 3. 3, 8, 11. E l'incantesimo è di... 3, 8, 11 più proficiency. 14. Superato. 14. No! Superato, sì, sì. Sì, ci sta. Ok. Che dolore, che dolore. Applica la metà dei danni. No, dovrebbe essere 15 però, più 3 di proficiency. Ah, 8 no, e 3. 14. 11 e 3, 14. Niente, 14, va 14. Bene, applico la metà dei danni. Okay. Sì, applica la metà dei danni, stanno lì purtroppo. Che tristezza. Non so come fare a applicare la metà dei danni. Immagino basta che tiri, clicca il danno della spell direttamente e lo metta a tutti e due. Ok, una volta sola. Ah, ok, una a 4 e una a 5, le ha separati. Ok, 8 e 5, 8 e 11. Sì, già dimezzati. Ok, entrambe le creature si trattengono la testa per un istante, poi tornano a ruggire. Una alle spalle di Eileen, l'altra sul volto di William. Questa creatura che si trova invece alla tua destra Solo proverà a colpirti. Il primo attacco riuscirà ad andare a segno. Ma scherziamo? Un'altra ferita profonda. Altri 9 danni. Da, va bene. Un secondo attacco, sempre da Oh, raga! Mamma mia. Morgan, ma perché non fai i tiri? Fantasy Grounds, vogliamo William. Una fetta di culo anche noi, eh? Questo colpo, cioè, invece, dopo il primo ti piegherai sul fianco, il secondo ti ferirà al volto. Lascerà un solco sulla tua guancia destra. Eileen, è il tuo turno. Porto la mano destra verso la mia carne che è stata trafitta dalle ferite di questo essere immondo, fino ad arrivare lentamente fino al mio simbolo sacro. Invoco coloro che sono stati distrutti da Lord Soth, coloro che fanno parte della mia famiglia. Adesso li invoco qui. Uso guardiani spirituali, Spirit Guardians. Ed invoco gli elfi, se mi permetti, Master, che sono stati uccisi da Lord Soth, per, chiaramente, proteggere me e, ovviamente, sottolineo, i miei compagni. Ok. Contro queste creature. Intoni questa preghiera, stringi il tuo simbolo sacro, le creature, anzi, là. Quanto range ha? Fammi vedere, 15 piedi. Quanto di raggio. 15 piedi. Ti metto un bel... è un cerchio, radius, sì.
centrata su di lei. Ok. Prende tutti, che bello. Prende tutti, me l'hai insegnato tu. Sì. Allora, gli spiriti vengono richiamati per proteggerti delle immagini quasi semitrasparenti di elfi iniziano a volare in forma spettrale tutto attorno a te. E nel momento in cui questi appaiono, le creature che sono investite all'interno di questa zona vengono attraversate da questi spiriti. Suppongo saranno danni radianti. 3 di 8 danni radianti. Radiosi, scusami. La prima viene attraversata, subisce dei danni, la sua carne sembra lacerarsi, la seconda viene colpita in maniera molto più profonda e anche la sua carne si lacera. Continui a mantenere questa preghiera, ma nel momento in cui lo fai, la benedizione sui tuoi compagni si infrange. Avete perso Bless. Sì, giusto così. Onesto. Giusto così. Bella mossa, gran bella mossa. Ok, dunque. Fatemi togliere l'ultimo bless. Dopodiché solo, è il tuo turno. Bella domanda. Allora. Va bene. Master, utilizzerò Lay on Hands, quindi imporrò la mano su di me. Ok. Mi curerò, quindi sono 1, 2, 3 e 4. Ok. Dopodiché alzerò lo scudo che si illuminerà d'oro. Shield of Faith. Ok. Un'azione bonus, Shield of Fate? Assolutamente sì. Ok. A chi vuoi cogliere impreparato? Joseph, passo il turno. Sto imparando. Ok. Ti curerai, le tue ferite in parte si richiuderanno, poi questa benedizione avvolgerà il tuo scudo. Tocca a William. Ok, ho visto questa immensa luce tagliare l'aria, fendere l'aria, dapprima proveniente dalle mie spalle, una luce spettrale che ha colpito le creature vicine a me, poi questa luce provocata da solo Staran, preso dall'impeto e dalla potenza che sta venendo scaturita proprio di fianco a me, punto l'avversario che ho di fronte e stavolta cercherò di porre fine alla sua misera esistenza. C'è sempre un furtivo pronto all'uso e con il mio stocco punterò a cavargli gli occhi. Ma niente, il tuo colpo andrà completamente a vuoto. Cercherai di colpirla, ma il tuo stocco rimbalzerà sul muro. Questa volta sarai tu a non andare a segno, William. La creatura alle spalle di Aileen, dopo essere stata colpita dall'arrivo delle creature, alzerà nuovamente le sue braccia e proverà a decretare la fine di Aileen. Il primo colpo. Un altro pesante colpo, Aileen. Stringi i denti, mantieni la concentrazione, il tuo incantesimo permane. Ma riuscirai a resistere prima di cadere a terra. Difendetemi! Sono qui per voi, dovete difendermi! Sono la vostra stirpe! Il secondo colpo ti passa sopra la testa mentre ti abbassi e ti evita. William, quello che hai di fronte a te, mentre senti le urla di Aileen implorare aiuto, ti distrai un istante, tanto quanto basta per permettere alla creatura di colpirti. Se dovete attivare cose, ditemelo ora, ragazzi. Sì, lo faccio anche a Nidoge, assolutamente. Solo? Se lui usa anche... No, non lo uso, non uso nulla. Cani dodge, subito. Attivare. Ok. Subirai la metà. Sei. Subisci 5 danni. 5, ok. Il primo colpo va a vuoto, riesci a schivarlo parzialmente, diminuendo i danni, ma il secondo è subito in agguato e
pronto a colpirti. E anche questo ti colpisce. Sono altri 11 danni. E qui è che glielo tiri direttamente il danno e non ho il tempo di farlo. Vai, vai, vai. Sono 4 e 3, 7 di diminuzione. Ok. Un altro colpo. Questa volta però interviene solo Staran. Riesce ad attutire il colpo di artiglio che sta per colpirti. Isabella, vedi Aileen, il suo vestito inizia a macchiarsi di rosso sempre di più. Io sfido i dadi. Casto di terzo. Scorching Ray. Lancio 4 raggi roventi. Uno. Okay. Su quello davanti a William. 3 su quello davanti a Aileen. Ok, perfetto. Grazie mille Gormiccica che ha regalato un abbonamento a Dark Emperor. Leoxander Gun, il tiro salvezza glielo ho fatto fare prima, perché teoricamente avrebbe dovuto farlo adesso. Per questo non ho fatto fare il tiro salvezza adesso. 1, 2. Dark Emperor, c'è un canale Telegram dove siamo tutti noi della clinica. Parliamo di tutto e di più. Quindi adesso che grazie a Gormiccica sei uno dei nostri, se vuoi, puoi entrare. E dai, 1 e 2. Il tuo raggio si schianta sulla creatura, ma nel momento in cui lo fai ti ricordi di un'altra cosa. No. Eh sì, la creatura. Gli rimetto un punto vita, perché per qualche motivo Fantasy Ground ormai ha deciso. Comunque, dottore, anche Ciccio Pasticcio doveva fare il tiro salvezza per i guardiani spirituali, perché i 15 piedi erano tirati a metà sulla casella. Però tocca a lui. Sì, sì. Signori, vediamo che succede. Sia William che solo Stone Conscious rotto. Attenzione, momenti di pura tensione. Che 1 succede? William 4. Nel momento in cui la creatura viene colpita da tuoi raggi roventi, il suo corpo si gonfia per un istante, diventa mostruosa, la sua pelle rossa squamosa si gonfia ed esplode in un getto di acido. Sia William che solo all'inizio di ogni round subiranno 2d6 danni d'acido per un minuto, salvo che lo rimuovano. Ricordi nel preciso istante in cui esplode in questa ondata di acido verde che la morte di queste creature può essere fatale. Vuoi fare altro, Isabella? Non c'è altro che possa fare al momento. Nel frattempo, la creatura che si trova accanto a te solo farà il tiro salvezza legato all'incantesimo di Aileen. Vediamo se si salva. Fallisce. Subisce 3d8 danni radianti. Anche questa volta uno spirito traslucido elfico attraversa il corpo della creatura e questa stessa ruggisce di dolore. Poi, stringendo i denti, si avventa su solo. Il primo colpo trova lo scudo e stride. Il secondo cozza contro la spada. Due colpi andati a vuoto. Aileen, sei messa maluccio. Il problema è quello. Che sono messa male. Quindi io mi immagino questa scena. Mi immagino la scena di Aileen che in questo momento si è lasciata andare con le ginocchia contro il terreno mentre sta guardando i suoi antenati che sono stati uccisi da Lord Sot, che le stanno proteggendo e proteggendo i suoi compagni. Li ha invocati per difenderla ma anche attaccare gli altri. A quel punto, quasi come se fosse sprecato, quasi come se lei tiene alla sua vita e si vede da come adesso sta digrignando i denti, mettendo con forza, quasi a fare un tonfo, sta sbattendo i pugni sul terreno, sta invocando adesso
Gillian, io non posso morire adesso. Io non posso farlo. Aiutami, difendimi ancora una volta. Lancio aura di vitalità. E... non hai più spell slot di terzo livello. Cosa? Com'è possibile? Perché non hai utilizzato così? Non detection su solo Staran prima e adesso hai usato Spirit Guardian. Non hai tre adesso? No. Lo stregone ne ha sempre di più slot, ma conosce meno incantesimi. Ah no? Ah no? Okay. Non l'ho proprio segnato io qua, Doc. Fidati, perché quando hai segnato non detection te l'ho segnato io e Spirit Guardian, e anche di terzo sono due spell di terzo a tre slot il chierico di livello 6 al sesto livello. Sì, a livello 6 a tre slot, e quindi c'è un buco libero in realtà. Sì, scusami, mi dici tutte le spell slot che ha, perché allora le avete cambiate. 4 2 di 4 di prima 4 3 3 ok 4, 3, 3, 3. Ok, no. Vai, problema. Si può fare. Hai l'ultima spell. Utilizzi aula di vitalità, quindi annulli. Sì. Che devo fare? Sto morendo. Ok, aura di vitalità. Gli spettri che avevi evocato si disperdono per invocare quest'aura di protezione. L'aura colpisce, anzi, influenza un cerchio di 30 piedi. Beh, tutti. Buono. Sgravatissimo, Sam. Buono, buono, ottimo. Io, questo sono tutti gli insegnamenti di Sed. Ok, invochi la preghiera. Da te inizia a propagarsi questa energia vitale. Con un'azione bonus puoi causare a una creatura all'interno dell'aura, inclusa te stessa, di recuperare 2d6. A chi utilizzi? Su chi utilizzi? Mi guardo quindi attorno, quindi Eileen... Chi vede che sta messo peggio? Lo chiedo quindi... In questo momento... Tu sei ferita gravemente, mentre William e Solo sono stati colpiti da un'esplosione di acido. Decidi tu. Lo faccio su Solo. Solo. Le preghiere di Eileen ti raggiungono. Ti curi 4 punti ferita. Tocca proprio a te. Ma nel momento in cui tocca a te, l'acido continua a corrodere la tua pelle. Senti il bruciore, altri 3 danni d'acido. Sei mutato. Ok, mi guardo indietro e vedo Eileen. Non posso cedere il passo in questo momento. Per cui proverò a colpire quello che mi sta davanti con la spada. Il colpo va a segno. Ovviamente sempre non letali, Master. Ok. E nuovamente proverò adesso a buttarlo prono. Shield con Shield Master. Ok. Lo getterai a terra questa volta. Il tuo scudo si abbatte su di lui e crolla. E a questo punto da sotto in sopra con la spada, attento l'affondo. Sempre non letale? Sempre non letale. Lo colpisci. Grazie Gormichka, che regala un abbonamento a Einan 9. Benvenuto Einan, se vuoi puoi entrare all'interno della clinica, il canale Telegram, dove solo gli abbonati possono scrivere tutte le stronzate che gli vaiano. Ok. Allora, a questo punto dimmi se è fattibile. Sentiamo. Quello che vorrei fare sarà fisicamente attraversare... Non posso farlo. Niente, mi sto di piatto. Ti volti indietro per guardare Eileen. Non sapresti come muoverti con l'armatura attraverso questo spazio stretto. William, la pelle brucia, 8 danni d'acido. Mamma mia. Oh, fa male. Ok. È mio turno? Giusto? Yes. Ok. Allora, vista la situazione, noto che anche solo Staran ha dell'acido addosso che gli frigge sulle carni, uno spettacolo pietoso. Ho ascoltato, ho udito Eileen, il suo urlo, la sua preghiera nei confronti di Solos, e quindi cerco di tagliare
le distanze con questo mostro che è accanto a lui, gridando: Solos, aiutale, penserò io a lui. Voglio andare proprio a scavalcare Solos per infliggere un colpo a quella creatura. Ok. Se serve anche una prova in atletica o mi fai un test di acrobazia. Ok. Andiamo subito. Avanti, amico. In acrobazia sono forte, no? Ah, no? Lo devi scavalcare dall'altro lato, eh? Ma lo devi dire tu. Eccolo. Eccolo. Uno. Guarda come si scavalca. Perfetto. Nel momento in cui cerchi di scavalcare solo, forse l'acido, forse il sangue sulla tua armatura, fatto sta che scivoli e cadi su solo. Finisci qui e siete entrambi proni. Ma perché non scavalcavi dall'altra parte? Il rischio del mestiere, ragazzi. Ma William, ma è un'acrobata. Questa è la parte della tua azione. Perdi metà del movimento. Hai ancora metà del movimento, sì, se mi, vuoi. Mi rialzo. Okay. Ribalzi subito in piedi. Sì, subito, immediatamente. Cosa vuoi fare? Vedi Aileen, sì, che non è messa benissimo. Potrei richiedere un test per rimanere in piedi a sto punto. Che pesa 30 kg bagnato. Io peso 120 kg in armatura. Ma non ti aspetti che lui ti balza sulla testa praticamente? Vabbè, se io posso tendere la mano a Solostaran per rialzarsi, faccio aiuto su Solostaran per rialzarsi. Scusa, non ti avevo visto. Puoi rimetterlo in piedi, puoi aiutare a rialzarlo e spendere la tua azione, ok? Sì, spenderai la tua azione per rialzare Solostaran. Solo ti rialzerai grazie all'aiuto di William, che ti ha appena gettato a terra, ma... è rialzato. Ineluttabile, come dice il buon Thanos. La creatura di fronte a Aileen, il primo colpo va completamente a vuoto, il secondo invece va a segno. Un'altra artigliata, un'altra ferita grave. Aileen, il taglio sul ventre. Isabella, vedi l'ombra di Aileen cadere a terra. Le vesti logore, macchiate perché di sangue. Perché non mi stai aiutando? Aileen, vedi che cade a terra disperata. Alza le mani al cielo. Non alza niente se è a terra svenuto. No, no, ma tu immagini. No, raga, io questa... mi dispiace, Master, ma questa me la devi. Cioè, mentre lei sta cadendo a terra, nel modo di cadere a terra, le mani almeno alzate verso okay. il nulla. Cadi almeno a terra, questo. Mentre la tua vista inizia a venir meno, ti chiedi perché stia accadendo. Cerchi di trovare conforto nella tua fede. Isabella, urlando un urlo soffocato prima di svenire. Isabella, vedi cadere l'ombra di Aileen. Sì, sì. L'unica cosa che veramente non può fare danni in questo momento. Vedo Aileen cadere davanti a me. Sospiro. Alzo la staffa. La faccio schioccare contro il pavimento. Delle scintille partono davanti a me. Trama ipnotica davanti a me che prenda la creatura. Ok, fagli fare il tiro salvezza. Uno. Ho capito, lo so, ma se lo attacco c'è il rischio che l'esploda in faccia, è peggio. Dai. La creatura si immobilizza. Sì. E rimane sì. bloccata. Dopodiché scompare ovviamente la madombra, dopodiché faccio un passetto di lato per fare in modo... Anzi, non so se posso uscire diagonalmente. Sì, da qua. Ok. Esco diagonalmente. Sì, ora sì, che hai linea a terra. Vi prego. Dico, aiutatela, vi prego. Termino il turno mantenendo la mia concentrazione. Ok. La creatura che si trova di fronte a te solo si rialza. Tu sei in piedi, ovviamente.
aiutato da William a rimetterti in piedi dopo che ti ha fatto vedere. La creatura si lancia in un assalto. Il primo colpo viene bloccato dalla tua arma, il secondo invece è un altro 20. Un'altra parte non protetta. Un altro colpo andato a segno. Il tuo pensiero per un attimo si concentra su Aileen, perdi il focus. La creatura ti porta un'altra grave ferita sul corpo. Ti causa. Aileen, primo tiro salvezza contro la morte. Lo so io dove va il mio pensiero. È un 4. Bene! È un primo fallimento. Solo 7 danni d'acido. La pelle continua a bruciare. Tocca a te. Sì, lo so. Allora, no, non bello. No, se non ve la giocate bene schiattate tutti come stronzi. Perdonami se perdo un po' di tempo. Poi si prepara anche William, che poi tocca a lui. Sì. Conoscenza comune. Mm. A noi ci sono state date delle pozioni. Una l'uno. Io la mia l'ho utilizzata. Aileen l'ha usata. Posso ricordarmi che l'ha usata? Non mi ricordo. Comunque, se consideriamo anche quella di Isabella facciamo... è stata usata. Ma una minore a testa. L'abbiamo io usata nel fortino. Sì. No, ce l'hanno ancora William e Isabella. Perfetto. Va bene, a posto, abbiamo risolto. William, la pozione ad Isabella. A quel punto ad Aileen. Attaccherò ad Aileen, perdona. No, ad Isabella, tutto. Ok, grazie. A quel punto attaccherò nuovamente la creatura. Ok, un altro danni colpo non letali. Segno. E in quanto nuovamente danni non letali, un colpo debole, ok? La colpirò con lo scudo dal basso verso l'alto. 10. La butti a terra. Ok, metto il prono. Vai. Dopodiché proverò nuovamente a colpirla. Danni non letali. Mentre a terra un 20. Vaffanculo, va. Gli dai un pesante colpo di Elsa sulla faccia. La creatura cade perdendo i sensi a terra. Ne rimane solo una. William, tocca a te. Okay. È in 5 danni d'acido. Ok. Vedo la situazione. Ho visto la reazione di Solos ai vari colpi che gli sono stati inflitti, dopodiché il mio sguardo cade su un'ombra distesa a terra. È la figura di Aileen, che nonostante abbia perso le forze, leggiadra, è distesa su questo pavimento congelato. Quello che riesco a fare è tenere a mente le parole di Solos Taran. Estraggo la pozione, scivolo, ovvero mi... aspetta. Vado tranquillamente senza fare prove in acrobazia verso Aileen. Stappo di fretta la bottiglia. Il tappo mi colpisce un occhio, ma non ne importa. Le faccio tragugiare questa pozione. Avanti, Aileen, non ci abbandonare. Abbiamo bisogno di te. Ok, sollevi il capo di Aileen, versi il contenuto dell'ampolla all'interno della sua bocca. Aileen recupera 5 punti ferita. E quindi va a 46 ferite. Aileen inizia a prendere i sensi. Hai ancora la testa intontita, intorpidita. William ti sta tenendo tra le braccia e ti ha appena dato una pozione di guarigione. Ma capisci di essere comunque messa male. Non sto capendo che sta succedendo, perché non mi sta aiutando. Ferma, non toccare quel coso. In elfico dico... non ti preoccupare. Non mi sta aiutando nessuno, non capisco perché le mie preghiere non funzionano adesso. Perché non funzionano? Avendo capito che nonostante neanche l'elfico funziona, mi rialzo.
e vorrei fare scudo col mio corpo rispetto alla sua posizione. Non so se si può fare, vorrei semplicemente la porti dietro. Andare... Esatto. Te la porgi dietro, la creatura è ancora immobile, mentre Isabella ha questa staffa che sembra quasi puntarla verso la creatura immobilizzata. Cosa fai, Isabella? Dico, allontanatevi. Allontanatevi, mannaggia la miseria, sono lontani. Dopodiché mi muovo, mi allontano. Perché okay. Non riesco a insomma, di qua. Ok. Lontano. E vorrei far esplodere quello schifo con altri tre raggi. Roventi. Con altri tre raggi roventi, sì. Aspetta un secondo, gli metto l'effetto delle hypnotic pattern. Ah, ok, sì, fai il tiro per colpire. Allora. Primo colpo va a vuoto. Ma in caso, secondo. Se deride. Secondo che colpo devo fare? Terzo. Che mira di merda, figlia mia. Ragazzi, tre raggi, due. Colpiscono ai fianchi della creatura, l'altro però la prende in pieno. Fai danni. 10 danni. Nemmeno schiatta. Nemmeno schiatta e si sveglia pure. La creatura che si trova... Eileen, sei a terra, stordita, ma riprendi i sensi. Cosa vuoi fare? Mi curo immediatamente. Okay. Assolutamente. Cura ferite? Sì. Cioè, in questo stordimento di tentativo di invocare Gillian, che non mi che da cui sei lì non ci sta invocando, che succede? Ti curi quattro ferite intonando la preghiera a Gillian. Ma come? Solo sei danni. E il tuo Shield of Fate. Sì, guarda. Si perde. Il dolore userò è tale. Da bloccare. Userò l'azione per rimuovermi l'acido. Comincerò a scollarmi di dosso questa sostanza. Ok, impiegherai il tuo turno per rimuoverti l'acido di dosso. Sì. William. Ah, sì, no, e perdi il turno, a meno che non fai movimento. Eh sì. Ok, allora, dove vai? Mi porto qui. Ok, William ti passa davanti solo con tutta la sua armatura mentre si scolla di dosso l'acido. Tocca a te, William. Sì, ok. Vedo il passaggio di solo Staran. Questo acido, queste gocce di acido che cadono sul terreno di fronte a me e nella pozza di sangue. E nella pozza di sangue, che è quella di Eileen che mi trovo di fronte, vado a puntare contro questa creatura. Questo immondo essere che ha osato schiantare a terra questa leggiadra elfa. Adesso se la vedrà con me. Dove diamine è? Ok, eccolo. Attivo il furtivo. Prendo lo stocco e vado a tirare. Da vicino? Perfetto. Sì, mi vorrei avvicinare prima, scusami, okay. non mi sono avvicinato. Il tuo colpo va a vuoto. Perfetto. Rimango lì. Dai questo colpo, ti avvicini. La creatura schiva il tuo colpo, poi trovandosi di fronte a te proverà a colpirti. La prima artigliata, riuscirai ad evitarla, la seconda, se ti colpisce userai un canny dodge, ma anche questa andrà completamente a vuoto. Isabella, i tuoi compagni si riavvicinano per tenere in mischia la creatura. È il tuo turno. Va. Un fight di merda, l'avete fatto diventare complicatissimo. Sometimes happens. Essenzialmente non è meglio che non faccia nulla. Cioè no, non c'è niente che no, azione di aiuto, dai. Azione di aiuto. Okay. Esce dalla mia otre dell'acqua. Usando Shape Water. Devi essere in mischia per fare l'azione di aiuto.
help action, devi essere in mischia. Ti avvicini, cominci a fare le acrobazie con l'acqua, vai, descrivi. Ehi, guarda, 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 guarda. Ok. Ah, ok. Che devo fare? Va bene. Almeno un po'. A chi stai aiutando? Chi è il prossimo in turnazione? Solo Staran, prossimo okay. in mischia. Eileen, ti stai ancora rialzando da terra, hai lanciato un incantesimo per curarti, le tue ferite sono ancora gravi. Cosa vorrai fare nel tuo turno? Mi sto riprendendo, io immagino di avere la vista un po' offuscata in questo momento guardando quello che sta succedendo. Mm-hmm. Non è che possa fare chissà che cosa in realtà, quindi un tentativo l'avrei, Master, di far qualcosa. Io ti sto chiedendo cosa vuoi fare. Se le mie forze mi permettono di fare questa azione, io vorrei... Cioè, Eileen, quello che fa al minimo delle sue forze, anche se dovesse spendere chissà che vitalità, è invocare l'arma di Gillian. Nella rabbia della sua frustrazione. Okay. Sei anche consapevole che se ammazzata la creatura esploderà nell'acido e i tuoi compagni sono lì per fare un bel pool party. Bello che non quindi in questo allora, momento uccidere quella creatura equivale ad ammazzare due... dei tuoi tre compagni probabilmente. Lo so. Ma anche tre? Quindi cosa fai? Siamo su griglia, eh? Sì, io ce l'ho davanti. Stacca un attimo. No, ma infatti, cioè, io vi dico la verità, per rabbia Eileen lo farebbe, sono sincera. Però passo l'azione, non faccio niente. E saggezza alta comunque. No, ma infatti dico, e io immaginandomi solo. Per la rabbia lo farebbe, ma passo il turno. Viene da piangere. Sì. Master. Nuovamente provo a colpire con il pomo. Ok. Hai vantaggio perché ti sto dando aiuto. Ok, lo ritiro allora. Visto che okay. serve. Ma vaffanculo. Due. Un colpo. Va bene. Cerchi di assestare un colpo che non possa ucciderla per evitare che esploda colpendo tutti, ma non riesci a farlo. Il secondo colpo provi a sbilanciare la creatura, ma questa pianta i piedi a terra, gli artigli fanno presa con il pavimento. Hai l'ultimo attacco. Prova a spingere con lo scudo e nel frattempo un colpo di pomo dal basso verso l'alto. Ok. Signore, Daniele, aiutami per favore. La creatura cade a terra prona dopo essere stata colpita alla testa dall'elsa della tua spada. Al momento ci sono un corpo completamente esploso mentre tre riversano a terra privi di sensi. Siete ancora, perlomeno William, hai ancora dell'acido addosso, quindi subirai l'ultimo giro di danno d'acido e poi ti rimuoverai l'acido di dosso. Ragazzi, a voi la parola. Siete ansimanti, stanchi, provati da quello che avete appena vissuto. Il combattimento non è stato facile e la situazione è più grave del previsto. Innanzitutto finiremo chi dobbiamo finire a debita distanza e nelle più... estreme precauzioni. Io invece del lampo cremisi farò un lancio cremisi di qualche scatola piccone che vedo a terra per schiacciare proprio questo. C'hai le daghe. Ok, sì, qualcosa mi invento. Però la prima cosa che faccio però è correre, dopo aver dato uno sguardo d'intesa a solo Staran, è correre verso Eileen che vedo ancora estremamente titubante nel suo incedere. Probabilmente la sua vista è ancora offuscata. Ma nonostante il dolore che affligge le mie gambe, completamente ricoperte di questo acido che mi hanno impedito dei movimenti semplicissimi, provocando addirittura la caduta di solo Staran, mi getto accanto a lei. Eileen, state... insomma, va tutto bene? Sì. Sì, sto bene. Mi avvicinerò pure io. Ho visto... i miei antenati starmi vicino, eppure la loro presenza non è servita a quello che speravo, quindi mi sento
Perdonatemi, sono confusa. Abbandonata dagli dei come è successo per 400 anni? Può succedere. Mi volto caustico. Se qualcuno, invece di inveire contro gli dei, si ricordasse nemici che ha già affrontato, sarebbe utile per tutti. Questi non sono esattamente... Adesso ti prego di lasciarci nel raccoglimento e nel silenzio. Che male. Il mio sguardo va verso solo Staran. Dove anche sei ferito? Anche se fosse... Ah, scusa. Eileen si alza di scatto, con le bruciature della pelle che cominciano a gorgogliare, e passa le mani su queste ferite, guarda Isabella alzandosi con un volto distrutto, vestiti maciullati, un volto che sa di umanità piuttosto che di immortalità. Anche se fosse, gli dei delle volte non rispondono a quello che chiediamo. Cosa cambierebbe? Nulla. Ho richiamato i miei antenati, ho richiamato il dio che stava qui dentro, ho richiamato il mio dio. Stavo per morire. Cosa credete? Che non deve crederci soltanto perché la mia preghiera non ha funzionato come doveva? No! Ma sto male dentro di me e sto cercando di comunicarvi questa cosa. Voi non avete idea di quello che significa non avere un rapporto diretto con una divinità che per anni è stata distante da me, Isabella. Ma deve finire questa cosa. Io stavo per morire in questo campo di battaglia, se così possiamo chiamarlo. E sono stanca di dubitare. Guardatemi, cosa vedete? Una carne putrefatta dall'inimicizia e dalla guerra. Ecco cosa sono. E questo va al di là del fatto che voi crediate o meno. E sono delusa. Affranta tutto in questo momento. William, sì. Eileen, solo sentite dei piccoli rumori di legno che si smuove nella parte sopra di voi nel corridoio. Eileen in questo momento non tiene completamente fede alla sua razionalità, quindi si gira di scatto nella direzione di quei rumori, e seppur il suo passo sia, lo vedete, inciampa sulla sua veste distrutta, inciampa sul suo passo perché ancora sta male, va dritto verso il suolo. Sedetevi per favore. Da qui? Sì. Okay. Scosto lentamente la legna. È una barricata. Ah. E allora comincio a disfare la barricata. Senti resistenza, come se qualcuno cercasse di evitare che tu riesca a disfare la barricata. Chi c'è lì dietro? Sono solo Staran Kanan. Voi... Sono un cavaliere di Solamnia. Senti una voce. Voi... No... Dove sono finite quelle creature? Sono morte. Sentite rumori di casse che vengono rimosse una dopo l'altra, fino a quando poi un viso non vi appare davanti, pelle bluastra, un elfo marino. Dietro di lui un uomo si nasconde quasi alle sue spalle. Grazie. Ci avete ucciso quelle bestie? Per fortuna sì. Ce l'abbiamo fatta. Voi state bene? Si volta, guarda l'uomo alle sue spalle. Sì, stiamo bene. Ci siamo barricati qui dentro per evitare di essere uccisi da quelle mostruosità. Io sono Ye... essere uccisi. Lo interrompo. Mi spiace, mia signora. Anche a me. Solo Staran, giusto? Esatto. Io sono Yerkal e lui è Ron. State bene, siete feriti? Siamo stati condotti qui tempo fa.
per lavorare come schiavi. Abbiamo fatto degli scavi all'interno della guia. Ah, quindi è parecchio che siete qui. Scavi? Sì. Scavi per cosa? Sappiamo soltanto che uno di quei mostri, Virruza, così lo chiamano, era in grado di usare la magia. Virruza? Sì. E è stata riesumata una strana pietra di colore arancio, quasi rosso, dal suolo. E questa creatura, mezzo uomo e mezzo drago, la utilizzava per deformare i suoi alleati, per trasformarli. Quelli che avete visto voi. Mi stai dicendo che tramite quella pietra scatenava una sorta di magia di mutazione? Sì, sì, esatto. Prima erano tutti uguali, sembravano dei rettili o qualcosa del genere, adesso invece la loro pelle si è ricoperta di squame rosse. La loro pelle si è rigonfiata, ma lui, Virruza, no. La sua pelle è diventata verde. E il suo aspetto, anche la sua bocca, è diventata più grande. Adesso credo che sia ancora lì sotto. Guardo il punto dove sta indicando. Dopodiché il mio sguardo si posta su Isabella, Aileen e solo Staran. Avete sentito? Sì. Sì. Siete poi liberi adesso. La vostra gente vi attende. La nostra gente. La nostra gente. Avete conosciuto qualcuno del mio popolo? Ebbene sì. Bene. Bene. Isvern dovrebbe chiamarsi. Isvern. Io sono il sacerdote del loro gruppo. È un piacere fare la vostra conoscenza. È un piacere per me, mia signora. Ci sono altri. Ci sono altri elfi della mia tribù ad essere stati portati a nord. Ci è stato riferito. Guarda la tua armatura, guarda quella di William, guarda anche Aileen. Dovete fermare Virruza. Gli altri prigionieri che non vedete qui, anch'essi sono diventati dei mostri. Quella pietra non è in grado di tramutare soltanto quelle creature, ma chiunque ne entri in contatto. È spaventoso. Siete certo di quello che state dicendo? Certo che lo sono. Volevano portarci lì. Ci siamo barricati qui per cercare un modo per fermarli, per nasconderci, ma sapevamo che prima o poi quella barricata sarebbe crollata. Quando siete arrivati voi. Potete essere trasformati in quella creatura. Anche voi, mia signora. Anche io. Anche io. Questo non può essere. Vi guarda. Rone gli si avvicina, gli dice qualcosa, poi fa un passo avanti. Perdonatemi, signori. Siete stati feriti? Sì. Sì. Ahimè. Si guardano in faccia, sbiancano completamente. Forse per voi potrebbe già essere troppo tardi. Lo so, l'avevo intuito. Che significa, un attimo? Deglutisce. Quelle bestie sono in grado di corrompere il corpo. È come un morbo. Esatto. Potete fare qualcosa riguardante questo, visto che ne avete conoscenza. Non ho i poteri necessari, mia signora. Come potete non avere i poteri necessari? Come posso io, che sono stata ferita da loro, mia signora, la prego. Vi prego. Cosa succede a coloro che subiscono questo? Abbiamo assistito soltanto ad un caso. Uno di noi, uno dei lavoratori qui all'interno della fortezza di Sunward,
stato ferito da quelle bestie. Anche Ron è stato ferito. E Rin si strappa gli ultimi pezzi delle vesti, delle braccia soprattutto. Questo. Io ho questo. Mia signora, lo faccia finire di parlare. Lui è stato ferito diversi giorni fa. Lo vedete molto pallido. E non sta bene da allora. Ma quello che è stato ferito molto prima di lui, circa un mese, improvvisamente il suo corpo è esploso. È troppo tempo! E dal suo corpo è uscita una di quelle bestie. No, 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 no. Siete infetta, mia signora? Dovete trovare un modo... Non lo so! Come faccio a saperlo? Se siete stata colpita, ci sono buone possibilità che sia accaduto. Non è un dato. Io so cos'è un dato. Prendere quel tizio verde, fargli saltare la testa e far terminare l'incantesimo, se così... Ma non cambierebbe. Stiamo calmi, abbiamo del tempo. Abbiamo del tempo. Preferirei morire adesso che sapere di essere infetta da una di quelle creature. Lo comprendo. Ma abbiamo del tempo e in questo momento altro a cui pensare. Provvederemo a trovare una soluzione. Soluzione? Io potrei essere qualcuno che potrebbe tentare la vostra vita in questo momento. Sembra che questo effetto collaterale avvenga piano piano, lentamente. Questo mese di tempo è tanto. Ce la faremo, Aileen. Lo sguardo di William è un misto fra pura disperazione e un tentativo quasi adolescenziale di dare una specie di supporto. Ha notato che Aileen è particolarmente presa, ha notato il fatto che tutto ciò che la sta circondando la sta quasi tradendo. È una sensazione che può soltanto immaginare, non la capirà mai in realtà, troppo lontano dalla sua piccolezza. Dopodiché il suo sguardo cade su Isabella e sullo Staran. È tanto tempo, vero? Mi avvicino ad Aileen. Posso... Mi permettete? Mi fai un test di medicina solo. La CD è 18. Medicina. Hai ancora quell'ampolla? Vabbè, oggi non è storia. Guardi le sue ferite. Non noti niente di insolito. La sua carnagione non è neanche pallida come quella della dell'uomo che si trova accanto a Yerkal. Lui si vede che capisci, lo capite tutti. Se quello che stanno dicendo è vero, questo Rone è in uno stadio molto più avanzato di quello di Aileen. Le vene sono quasi visibili sul corpo, quasi come un morbo che si sta diramando per il corpo, anche se non si riesce a capire l'origine. Mi avvicino con la scusa ad Aileen. Guarda quell'uomo. Non farete la stessa fine, e ve lo giuro, sulla mia vita. Avvicino le labbra all'orecchio di Solon per farvi... Il tentativo di far vedere agli altri che mi sto semplicemente discostando una ciocca nell'orecchio. Non lo so, io non conosco questo morbo, ma nel caso dovete porre fine alla mia vita. Se doveste vedere una cosa del genere, solo è una promessa che mi dovete fare adesso. Lo giuro. Giuramento da cavaliere, non da amico. Mio giuramento è sempre al contempo da cavaliere e da amico. Preferisco sentirvi dire che da cavaliere. Mi volto verso gli altri. Rone ha detto, sì. Mi permette. Mi avvicino verso di lui.
Master, comincio a controllare lo stato della sua pelle, delle sue queste vene. Mi fai un altro test. Okay. E poggi? Vorrei poggiare una mano sul suo petto, ha chiaramente una malattia. Ok. Ti faccio il test comunque. Okay. Ed è 18. Segui le venature sul corpo. Scendono sotto la maglia. Non la segui perché la maglia te lo impedisce. Però capisci che scendono verso la maglia. Può svestirsi, per favore? Si scambiano per un istante uno sguardo. Poi si rimuove l'armatura di cuoio. La veste. Tutto il suo corpo è un nudulo di vene nere che si addensano verso il torso e al centro dello sterno vedi un rigonfiamento. Lo guardi solo. Trattieni un conato di disgusto e vomito. Sembra un uovo sottocutaneo all'altezza dello sterno, la cui grandezza è quella di un pugno. Qui. Ma davvero? Gli poggio le mani sopra e intonerò una lenta preghiera. Master, utilizzerò 5 punti della pool di Leon End per rimuovere la malattia. Intoni la tua preghiera, posizionando le mani all'altezza dello sterno, cercando di rimediare a questo abominio. Ma nel momento in cui la tua luce si propaga dalle mani e le rimuovi, sia le vene che l'uovo sono ancora lì. Il tuo potere non è sufficiente. Questa maledizione, questo morbo, come è stato chiamato da Eileen, richiede un intervento superiore. Eileen, quell'ampolla, potresti farmela vedere di nuovo, per favore? Quale intendete, Isabella? Dopotutto il dono di un dio. Solo? Mi ridate sì. L'ampolla? Certamente. La prendo. La faccio vedere al sacerdote. Rone il sacerdote? No, Yerkal. Sì. Yerkal. Yerkal, sai cos'è questo per caso? La guarda. Fa. Mamma mia. Agita l'ampolla. Queste scintille. Dovrebbe essere una pozione che ti permette di sputare fuoco dalla bocca. Ah. Beh, non molto utile in questo caso, però... I sacerdoti di Sirron erano usuali utilizzarle. Interessante. I compagni che erano con voi sono stati deportati o semplicemente tramutati? Alcuni tramutati, altri trasformati. Non sappiamo dove siano stati portati. Sappiamo che qualcuno di loro parlava di un accampamento a nord. Le ferite che hanno fatto queste persone che sono state trasformate. Di che ferite parliamo? Basta che siano state colpite dai loro artigli. Mia signora, il vostro corpo potrebbe contrarre la malattia. Non avete trovato un metodo riguardante questo? Per me è... non so se riuscite a capire, ma è incredibile quello che ci state dicendo. Non avete un modo per capire come reagire a questa cosa? Qualsiasi cosa che possa esserci utile, non soltanto per me medesima in questo momento, ma anche per i vostri compagni. Il potere di quella pietra è un mistero, mia signora. Non ho mai visto niente del genere. E credo che neanche loro lo hanno fatto. Sono stati inviati qui da qualcuno con l'ordine di scavare e quando hanno trovato quella pietra se ne sono andati. L'hanno studiata. Adesso del plotone è rimasto soltanto Virruz è rimasto lì. Gli altri sono andati via, adesso non so perché lui si trattenga.
sicuramente per trovare il modo di imbrigliare questo potere. È stato corrotto anche lui, mio signore. La sua pelle. Per mettere la carne, intendete? Certo, in entrambi. Miei signori. Sei sicuro? Perdonatemi solo, farò l'ultima domanda a quest'uomo. Intendete dire che questa malattia fa dimenticare anche agli altri le convinzioni per cui agiscono, al di là del fatto che trasformano materialmente quello che sono? Non lo sappiamo. Nessuno di noi si è trasformato. Guarda di nuovo l'uomo che abbassa la testa disperato. Nessuno di noi ancora si è trasformato. E non sappiamo cosa accada. Quello che sappiamo è che lui, a differenza degli altri, ha subito una metamorfosi diversa. La sua pelle era di colore verde, non rosso. E per qualche motivo sembra molto attratto dalla pietra. Ok. Ho la conferma di quello che è. Se d'accordo. Posso farti una domanda? Però questo ovviamente non... Se mi dici di no, non... Dipende che cosa mi vuoi chiedere. Se mi dici di no, non lo ritengo un'offesa, tra virgolette. Nel caso in cui fosse uno Slad, okay, e lui dovesse aver contratto l'uovo di Slad, tecnicamente il mio uso di Leon End tecnicamente il mio uso di Leon End CD per 5 dovrebbe poterlo rimuovere. Se poi tu ritieni che non sia opportuno, non funziona. Non funziona, ok, va bene. Perché mi sembra male mandarli via così. Va bene. E comunque sia Yerkal che Ron mi dicono... Io, se mi permetterete di andare via, mi ricongiungerei ai miei compagni. Mentre lui avrebbe bisogno di tornare dalla sua gente, ma... Per fare questo... Innanzitutto dovrebbe riuscire a tornare vivo. Qui fuori c'è un cavallo. Un cavallo corazzato, si chiama Mithas. Dategli questo. Gli do un piccolo, il mio vecchio simbolo di Kirijolit. Lui capirà che siete stati mandati da me. Vi condurrà ovunque voi vogliate. È molto intelligente e molto veloce. D'accordo. Grazie. Saprà ritrovare la strada. Non lo dimenticheremo. Buona fortuna. Si allontana. E grazie ancora. Entrambi li vedete sparire dietro l'angolo. Mi siedo. Abbandonandomi sulla cassa, comincio a sganciare le fibbie dell'armatura. Ho bisogno di curare queste ferite. Fermatevi. Sorsana, tu ti stai sedendo, giusto? Ho capito bene? Sì, mi sto sedendo e togliendo l'armatura, cominciando a togliere l'armatura. Ti sarò d'aiuto. Coadiuverò questo tuo smontaggio. Sarò accanto a te in ogni singolo passaggio. Se serve la solleverò, la poggerò delicatamente a terra. Farò sì che, nonostante sia utilizzata, vetusta, so che comunque per te è un cimelio, qualcosa che vale quanto la tua vita, per cui la tratterò col massimo rispetto possibile. Dopodiché mi siederò a fianco a te. Appoggerò la spada al centro, appoggiando le mie mani sopra. E il mento cadrà sulle mani. Un sospiro. Non dovresti tenere la punta sul pavimento, la smusserai. Questa è un'arma da perforazione, non da taglio. Mentre tu parli, William non ascolta e dice: mi dispiace per prima. Non si ripeterà. Errare è umano, William. Importante è ricordarsene e farne tesoro. Comincio a fasciarmi le ferite. Avete visto la frustrazione negli occhi di Aileen, la sofferenza che ha provato?
Io non riesco a capire, forse voi sì. È un essere i cui sentimenti non sono comprensibili da noi esseri umani. Hanno delle sfumature completamente diverse, complesse. Possiamo solo immaginare quello che prova, ma non potremo mai capirlo. Sono dello stesso avviso. Vi prego, solo Staran. Abbiamo bisogno della tua esperienza per sopravvivere qui. E allora se della mia esperienza che avete bisogno, alzo la voce. Vi inviterei a riposare e a recuperare e a guarire quelle ferite al meglio delle vostre possibilità. Eileen, nel sentire, considerata la sua spiccata percezione delle cose, le parole di William solo, che in un modo o in un altro parlavano di lei, si è messa in un angolo di questo posto così buio, che sta di morte e disperazione, in un angolo seduta, priva di eleganza, a guardarsi le ferite con le vesti strappate. Non si sta curando, non si sta fasciando le ferite. Ha il viso chino con delle lacrime che cadono indispettite sul suolo, mentre non fa altro con i suoi occhi color abisso guardarsi queste ferite che non sa a cosa porteranno. Quindi solo rimuoverà la sua armatura. William darà una mano per come possibile. Eileen si sentirà impotente. E Isabella osserverà tutto questo? In silenzio. Dato che ho ascoltato quello che hanno detto riguardo le creature, so che sono praticamente esplose, ma vedo se riesco a trovare delle zampe di queste creature in giro. Ci sono i loro piedi. Sembrano le stesse orme. Attaccano con i... Potevano attaccare, insomma, allo stesso modo. Ne prendo un paio, le avvolgo in un tessuto per non far toccare nient'altro e le metto nella bisaccia. Dopodiché mi avvicino a loro, mi siedo e ne tiro fuori una, cerco di osservarla per capire come potrebbe funzionare questa cosa, se c'è del veleno. Okay. Nel frattempo, se vedo Isabella che arriva, Eileen, e Eileen che non arriva, perdonatemi. Vorrei andare da Eileen. Ok. Isabella, e tu analizzi questi piedi. In realtà ti ricordano a tutti gli effetti i draconici, soltanto che hanno subito una mutazione, una trasformazione. È accaduto qualcosa a livello proprio genetico che li ha alterati. Capisci che probabilmente c'è della magia dietro. Non capisco. Non riesci però a capire che magia sia. Okay. Solo ti avvii verso Eileen. Mia signora, cosa porta il tuo passo qui, cavaliere di Solamnia? Le tendo il braccio. Il volto di Elina è basso, non vede il tuo braccio, quindi non lo prenderà. Mia signora, venga. Venite con me. Per cosa? Di cosa volete discutere? Ditemi. Avete detto a William che i sentimenti che ci contraddistinguono sono diversi. Io capisco che voi avete voglia in questo momento di organizzare quello che succederà tra poco. La mia voglia, mia signora,
e di aiutarle, di aiutarvi a curare queste ferite e di prestare le mie orecchie a una persona che ha bisogno di parlare. Capisco, capisco la vostra esigenza e anche in questo dovrò cambiare il mio modo di fare nei vostri confronti. Mi alzo, mantenendo comunque il viso basso, non lo rialzo. Ancora delle lacrime scendono nel viso e pur solo lo dichiaro, tu lo vedi, che delle lacrime scendono nella veste e lo bagnano. Lo vedi solo tu. Vi alzate. Iniziate a percorrere questo piccolo corridoio per prendere un minimo di distanza dagli altri. Mentre lo fate, immaginate il tutto. Così come dalla mappa, l'inquadratura si alza. Isabella sta analizzando quel piede. William si pone delle domande. Eileen è solo. Percorrono il piccolo corridoio dirigendosi verso sud, in una stanza dove poter parlare tranquillamente. Mentre la mano di Solo delicatamente accompagna il passo di Eileen senza neanche sfiorarla. Tra una spalla e l'altra di Eileen Solo hai come l'impressione di vedere un rigonfiamento che si sposta all'interno del corpo. Ma prima che tu possa dirle qualunque cosa, anche delle venature nere inizieranno ad apparire sulla sua schiena. E la sessione finisce qui. No! Ma come ti permetti? È così. Come ti permetti? È così. Alien Invasion. Dragonlance Edition. Sti cosi... Ma questi sono degli Sludd geneticamente modificati, però. Questi andiamo mi hanno toccato e gli hanno detto... Ce l'hai! Ce l'hai! Ce l'hai! E siete stati... Avete avuto parecchio culo perché William, per qualche motivo, ha addoggiato quasi tutto. Sì. Ma meno male che io sono immune ai disease, ragazzi. Esatto, perché se anche tu te lo saresti beccato e che hai fatto due col tiro salvezza. Ogni singolo mostro di questi qua cioè, non ce n'è uno. I dragoni. Allora, tutti, ragazzi, voi dovete pensare una cosa. Per chi non conosce Dragonlance, vi faccio questo piccolo spoiler. I draconici di Dragonlance, che non è uno spoiler, sono lore fact. I draconici di Dragonlance sono stati creati da Takhisis, che ha preso le uova dei draghi metallici e li ha corrotti. Ora, non è che per ogni uovo di drago metallico esce un draconico. Lei prende un uovo di drago metallico e ce ne fa uscire 5, ok? Mm-hmm. In base al tipo di drago metallico che corrompe, diventa una tipologia di draconico. C'è quello che esplode con l'acido, c'è quello che esplode di fuoco, c'è quello che si pietrifica. In base al tipo di draconico, tutti i draconici in Dragonlance, quando muoiono, fanno roba. Tutti. Partite da questo presupposto. Sì, però che schifo. Vabbè. Però che schifo, Lì, sono... Cioè, allora... Vabbè, ci sono, siamo stati molto sfortunati. Però ti voglio dire una cosa. Sfortunati. Ora tu pensa in termini di pensata, ok? Takhisis deve vincere una guerra e cosa va a creare? Sì. Un'arma che anche da morta ammazza. Sì, certo. No, ma è incredibile. Cioè, ha senso. Sauron, cioè, peggio di ma veramente? Sì, cioè, sì. Bello cattivo, Sauron è un cretino. Sauron è un bambino dell'asilo. ma ora scusami, ma non so se... Chiudo Fantasy Grounds, ragazzi. Sì, sì. Sì. Non so se lo puoi dire, no? Però... come diamine si toglie questa malattia? Se è una malattia con l'Esser Restoration si toglie, cioè meccanicamente rimuovi maledizioni perché ma allora è una malattia, è sul che del corpo e della carne, quindi è una malattia meccanicamente. Sì. Io provate, ragazzi, si può togliere, provate. Che bello, Eileen, si toglie, si può togliere. Che figata, ma è bellissimo giocare. Ma che vuoi? Cosa. Ma c'hai un mese? Ma stai tranquilla, in un mese c'è più quello che fa uno Sludd, campagna. Se uno Sludd sono 3 mesi, tipo.
Ma qui c'hanno la variante Covid potenziata, quindi... Madonna! Su qua c'è la mutazione genetica del virus. Io porto nel mondo di Dragonlance le mascherine Covid, tipo. Raga, faccio le armature apposta. Basta che non ci mordi. Secondo me se non ci mordi siamo a posto. Ma io ti voglio non ci mordere, non ci graffiare. Non facciamo trasfusioni. Fate ma perché mi spiace? Bello, bello. Però da parecchio pepe, eh? Da parecchio, sì, pepe. Da minchia, parecchio questa pepe. Situazione da parecchio pepe. La Dragon è difficile da gestire. Raga, eh? Un elfo difficile. Chierico come lei, maledetta. E se solo non la uccide, se dovesse esplodere, cioè lo ammazza. Cioè, ha giurato, non può. Sì, sì, cioè, allora, gli Slud esistono in D&D, ragazzi. A prescindere, questi qui non sono proprio Slud, perché sono draconici che in qualche modo si sono corrotti. Una situazione lo vedrete nella prossima sessione. Ha detto prima era verde, lo scoprirete probabilmente rosso. Nella prossima sessione, perché quando vedrete materialmente Virruza vi renderete conto che sono Slud a tutti gli effetti, cioè nel senso sono quasi Slud a tutti gli effetti, ma peggio. Cioè, è la versione peggiore dello Slud di sono base. Sono i primogeniti degli Slud, quindi sono potentissimi. Esatto. Sono forti. Posso sapere, ma così c'è tanto io Metaplay, non so manco cos'è, quanto tempo ci vuole per... No, ci vuole un po' di tempo. Ci vuole un po' di tempo, dipende quanto è forte la persona che contrae la cosa. Più è debole, prima si corrompe perché muore. Quindi meno è resistente, prima si corrompe e muore. Comunque, signori belli, do innanzitutto il benvenuto a tutti i nuovi arrivati. Quelli che invece hanno riaggiornato la loro sottoscrizione ospedaliera, bentornati ragazzi. Vi aspetto tutti sul gruppo Telegram. E poi detto questo, ringrazio ovviamente i miei giocatori, che sono stati ovviamente con noi in questa serata. E se c'è qualcosa che volete dire, ditela ragazzi, perché poi io scappo. Perché domani si parte. Per dire giusto una roba per i tiri, mi spiace. Per non vai. Scrivere. La carta d'identità non valida per l'espatrio è scritta dietro che non è valida. Se non esatto. È scritto nulla, vuol dire che è valida per l'espatrio. Esattamente. Quando andrai in Egitto, verrai fermato da dei tizi X, ma tranquillo che tanto ci saremo noi, che ti faranno un visto. Ci vorranno due fototessere per la carta d'identità dove ti firmeranno il visto e basta, cioè non ci vuole nient'altro. Se la tua carta d'identità ha scritto dietro che non è valida, devi farla con la carta. Esatto, quindi prego, mi dispiace, sempre le protezioni quando andate ad esplorare le segrete. Raga, ma in realtà vi dico la verità, è stato fighissimo, cioè, armature senso, ovunque, io non avevo, cioè non mi aspettavo di poter contrarre questa cosa, ma in realtà giocarmi a livello più che altro emotivo, perdonatemi magari per chi ama tantissimo le meccaniche e dice oddio cosa è successo Elin, ma a livello proprio puramente emotivo mi piacerà un sacco giocarmi questa cosa, cioè è veramente figo, bello, bello. Sì sì, okay, aspetta la prossima sessione che continui. Oh mio Dio, perché l'orgoglio di Elin andrà ancora più sotto i piedi, raga, cioè immaginatevi questa cosa, cioè non avrà nessun motivo per definirsi elfo, cioè un elfo maledetto, che cazzo vuol dire. E poi il mio Dalamar non mi vorrà più, sono maledetta, quindi è finita. Mi spiace solamente che ci sia stata tutta questa sfortuna con i tiri, peccato. Sì. Raga, non esagerate con gli spell slot, mannaia la miseria. Sono ancora buona, non ti preoccupare. Non cioè, tanto non per te, che tu... risorse c'ho. Il problema è che... Anche per Nyshar. Ah, sì. Piano con gli spell slot, piano ma piano. Io mi son lo so, c'hai ragione, ma io mi sono divertita tantissimo a usare quegli incantesimi, ti dico la lo verità. So che sono belli. Allora, io cioè ho finito la salvia. Quindi... ti ho visto. Ho finito la salvia. Se alla prossima sessione facciamo ancora tiri di merda, io non so cosa devo usare. Cioè, Elin, che dico sei tu qui. Va okay. Bene. Signori, nel ricordarvi che William non ha mai partecipato al Takeshi's Castle, quindi era impreparato di fronte a una situazione simile, vi diamo una serena e buona notte a tutti quanti, un abbraccio fortissimo e ricordate, se non volete diventare uno Slud, non fatevi graffiare da creature e dragoni disconosciute, ok? Esatto, un abbraccio. Quindi sempre le protezioni quando combattete gli Slud. Sempre. Sempre i guanti, ragazzi.
Ragazzi, giovedì non c'è sessione, ci vediamo martedì con Dragonlance, quindi bella. Ciao a tutti e a tutte. Buonanotte. Buonanotte. Ciao a tutti.